Il pungiglione Stabiese. Buonasera amici ed amiche del Pugile Stabiese, tifosi e tifose della Juve Stabia, buonasera e benvenuti alla quindicesima puntata del Pugile Stabiese. Sì, già siamo al 15. Spacca 15. Sì, il quartetto Cetra è gran completo. Io dico subito, presentatevi per chi non vi conosce, però siamo famosi o famigerati? Questa è la domanda che mi faccio sempre. Bellezza, non lo so, è qualità. E quantità soprattutto. Peso. Iniziamo da chi alla mia destra. Ah, Mario Di Capo, buonasera. Poi, buonasera anche da Giovanni Donnarumma. Natale Giusti, ciao a tutti. Sì, diciamo che è una puntata importante questa, una puntata che racconterà non solo della vittoria del derby, ma come sapete anche della prossima gara con la Virtus Entella. Noi abbiamo titolato la puntata Spediti verso la salvezza. In questa frase è stata costruita apposta dal sottoscritto proprio perché spediti, perché la Juve Stabia nelle ultime 7 partite ha fatto 13 punti, sì. E questo è un dato di fatto, quindi si sta accelerando un poco, però verso la salvezza, perché non dimentichiamo che l'obiettivo della Juve Stabia è la salvezza. Poi a marzo tutto può succedere qualora la classifica sia sorridente alle Vespe. Però prima di iniziare un po' la nostra discussione, questa volta lo voglio fare in apertura, lo voglio lanciare, l'editoriale di Romano Faricillo, il Romanangolo, in modo tale che lui, diciamo, anche dalle sue parole si capisce la contentezza, la fierezza di aver visto una Juve Stabia vincere anche contro la Serenitana dopo l'ottimo punto col Benevento e quindi aver imboccato la strada giusta verso l'obiettivo che appunto Mario, è la salvezza. Posso scombinarti un attimo la scaletta? Perché leggo un messaggio di Patrizia Esposito e noi dobbiamo ricordare in questa giornata particolare per le donne, perché noi le teniamo sempre nel cuore anche sportivamente, ma non solo. Oggi è la giornata contro la violenza sulle donne. Un saluto speciale per tutte le vespe rosa e le piccole vespette. Le donne vanno baciate, abbracciate, chi ti picchia non ti ama. Lo leggo con piacere perché lo ricordavamo sicuramente questa sera, però leggendo il messaggio credo che miglior inizio non ci poteva. Assolutamente d'accordo con te. Ci associamo tutti ovviamente. Grazie a Patrizia che appunto ha dato lo spunto. Ricordiamo che poi, noi come Juve Stabia Live che come Pugile Stabiese, quando c'è un'occasione del genere di dare anche un messaggio sociale che non è, diciamo, solo di sport, siamo sempre ben liti. Poi dopo vedremo nel corso proprio di questa puntata, c'è, non dico una sorpresa, è brutto dire una sorpresa, però c'è da raccontare di una cosa brutta che è successa nel territorio cittadino di Castellammare, ma poi anche di una ricerca di risolvere definitivamente questo problema. Stiamo parlando di razzismo in generale, però poi dopo ne parleremo abbondantemente. Benissimo. Dopo. Intanto la linea la diamo a Romano Faricino. Okay. Ciao a tutti, buonasera a tutti cari amici del Pungiglione Stabiese, cari amici di Juve Stabia Live. Un bacio a tutti voi ospiti in studio. Questa registrazione sicuramente la vedrete adesso in cui sta andando in onda, ma è stata fatta con una bella pioggia incessante di domenica mattina, la domenica dal risveglio, forse uno dei più belli degli ultimi anni dopo la vittoria dello spareggio per andare in B. Ovviamente spareggio si fa per dire, l'ultima di campionato per andare in B. È la domenica di risveglio dopo il derby contro i cugini della Salernitana, gara bellissima della Juve Stabia, emozioni fortissimi, e così
come piove, piove a dirotto. Ieri il cuore di gioia ha pulsato a dirotto e gli occhi di gioia hanno lacrimato a dirotto per una bellissima vittoria delle Vespe di mister Fabio Caserta. Penso di essere contento io, penso di essere ad immaginare, penso di trovarmi ad immaginare che siete tutti quanti meravigliosamente contenti. Una vittoria bellissima, una vittoria che a parlarne stamane, sono le 10:30 in registrazione, ne sento ancora la pelle accapponata. Gara importante, prestazione esemplare. L'11 di mister Fabio Caserta ha dimostrato che adesso ha l'inquadramento emozionale per far parte a grandi livelli di questa cadetteria. Una partita importante, grande abnegazione, grande spirito di sacrificio. La US Abbia è stata impeccabile in tutto, anche nella sostituzione dopo l'infortunio di Troes. Nicolas Allievi, chapeau al suo debutto in cadetteria, meraviglioso, veramente una gara importante, una gara dai ritmi forti e un'emozione bellissima quando al 96esimo siamo entrati con tutto il pallone all'interno della porta difesa dal portierino della Salernitana, che ha buttato anche la palla nel campo, quindi alla vergogna di quella che è la sportività e le sane regole del gioco. Forza US Abbia, sono contenti però che è stata una domenica di sport, sono contento che non è successo alcunché. Mi dispiace che non sono venuti i tifosi della Salernitana e qui lascio uno spunto di cronaca ad onor del merito. Io ho condiviso, ho apprezzato, ho rispettato e ho applaudito la decisione dei gruppi ultra di Salerno che hanno preferito non presenziare. Il calcio non è per le marionette, il calcio non è per persone che non sono per bene. Sicuramente i tifosi che sarebbero venuti da Salerno a Castellammare avevano il diritto di tifare per la loro squadra del cuore. Mi è piaciuta questa dimostrazione di non farsi manipolare da niente e nulla di politico, quindi sono vicino al dispiacere della Salernitana per non aver tifato per i propri colori e non è questo il calcio corretto, quindi io prendo le distanze da prefettura, da questura, da politica, che prima bocciano poi avvicinano. Nessuno è zimbello di nessuno in questo calcio, ma venendo al calcio giocato, ora in merito alla nostra US Abbia che veramente ha fatto suo un derbissimo, forse che nei prossimi 20 anni si ricorderà ancora per aver fatto storia. Ciao a tutti da Romano Farricello, un abbraccio. Ritorniamo in diretta dalla Vida Pizza e Bistrò, che è la sede quest'oggi della nostra trasmissione. Ringraziamo ovviamente la famiglia Bagnale per l'ospitalità che ci riserva anche questa sera. Che dire dell'editoriale di Romano Farricello? Come non essere d'accordo in tutto, magari si può essere meno d'accordo sulla parte dei tifosi, ma quelli sono discorsi appunto che non riguardano, diciamo, che albergano nella mente di ognuno, ognuno la vede in una certa maniera. Io dico che è stata un'opportunità per loro mancata di essere vicino alla squadra. È vero che magari avrebbero dato soddisfazione a chi poi ha cambiato la decisione, però può anche essere che chi ha preso la decisione poi, valutando effettivamente quello che è successo negli anni a venire, abbia pensato bene di ritornare sui propri passi. Ci sta pure anche questa cosa, però ripeto, ci sta anche il pensiero da parte di chi la pensa diversamente da noi. Non è una cosa così grave da dire non essere d'accordo o essere d'accordo. È una scelta abbastanza forte, sì, abbastanza decisa, quella della tifoseria salernitana, che per certi versi va condivisa al 50%, perché l'essere ultras, e ce lo insegnano anche i nostri di ultras, significa pure avere un decalogo, in un certo modo delle regole. Però nelle occasioni in cui poi bisogna stare vicino alla squadra, specialmente nei derby, poteva essere un'eccezione per farli arrivare da queste parti e dare più manforto alla squadra. Però è ovvio, come dicevi tu, sono quelle decisioni che vanno prese nelle segrete stanze delle tifoserie, e poi è ovvio che va rispettato, anche se non molte volte condiviso, quello che è la scelta finale. Sì, ci sono state, diciamo, tante polemiche che hanno condito questo derby già nel pre-gara, già nei giorni prima della gara, polemiche secondo me a partire dalla gestione dei biglietti fino ad arrivare praticamente anche a qualche cosa che è arrivato da qualche media di Salerno, di cui parleremo, perché vedo che il nostro direttore qui è già pronto con una scaletta abbastanza articolata anche questo riguardo. Proprio non dimenticare nessun punto, perciò infatti io non ti brucio nessun argomento, dico solo che tante di queste polemiche si potevano evitare a partire da quella sulla gestione dei biglietti.
Però la cosa importante è che poi il campo ha parlato, il terreno di gioco, per quanto da Salerno si possa dire che è ridotto, che ha i limiti della praticabilità, cosa che ovviamente non è. E questa è un'altra favoletta che è nata con Pippo Inzaghi nel post-gara. Approfondiamo allora questo discorso, allora, visto che l'hai tirato in ballo, vivo, questo è uno dei punti della serata, Mario. Possiamo dare le misure, noi facciamo i salti. No, vabbè, non voglio farli rivedere di nuovo, perché fare gli agricoltori. Però sembra una cattiva oramai abitudine, consuetudine, di tornare sempre sulle dimensioni del rettangolo di gioco. Ecco, io posso, se l'impressione ma non lo sai mia, cosa pigliarti, ma l'impressione mia, Mario, non so, ecco, pure voi dopo, sì, è che forse si punti troppo sulla dimensione dello stadio in sé, cioè nella sua complessità, nella sua interezza, sì, e non sul rettangolo di gioco. Se mettiamo il discorso dello stadio, ci può anche stare il discorso che ovviamente il Ciro Vigorito è più grande, il numero di posti come estensione territoriale, se prendiamo la Rechi, una città che se prendiamo la Rechi è la stessa grande cosa, se prendiamo la... che ci sono dimensioni, però piccole, dove si gioca, dove si gioca quel tappeto verde esterno, certo, il tappeto verde si gioca lì e onestamente c'è poco da dire su quello, perché le dimensioni sono quelle reali. Noi, onestamente, queste polemiche a noi fanno sorridere. Vabbè, diciamo che iniziano un po' a dare fastidio, però. Sì, sì, fastidio, però ci fanno sorridere, ormai va bene così, la pensano così, magari vengono a perdere tutte quante, qui non ci fa piacere, perché onestamente poi alla fine conta il risultato è quello che ha fatto vedere una squadra in campo, sì, che ha dominato, una squadra in campo che ha saputo soffrire anche, una squadra in campo che come la Juve Stabia finalmente ci ha messo una grinta e un ardore, finalmente dico nelle ultime 7 partite, ma ancora prima, pure nelle prime 6 aveva fatto qualcosa di buono, l'abbiamo sentito anche da vari colleghi di Salerno come Gianni Marotta, di Ascoli, di dovunque, hanno ammesso che questa squadra è una buonissima, sì, squadra, come credo anche tutti i tifosi oramai hanno capito, anche quelli più negativi all'inizio hanno capito che questa squadra aveva bisogno di un po' di tempo per riuscire a rendere al meglio, e ora sta rendendo benissimo. Manca ancora qualcosa fuori casa, è chiaro, manca la continuità, che è impossibile in questo campionato, nessuno è continuo, quindi 13 punti nelle ultime 7 partite fanno capire come questa squadra in casa o in trasferta, comunque dimensioni o no dello stadio, buone o non buone, sta facendo davvero vedere grandi cose. Poi sullo stadio onestamente è quasi fare pubblicità a loro se continuiamo a parlarne. Assolutamente d'accordo con tanti te, messaggi ci sono, sì, poi l'ultima, diciamo, mia considerazione, se vogliamo dire, è sul servizio di 90° minuto, quando alla fine poi si va a rimarcare anche lì uno stadio piccolo, difficile, dove no, lo stadio, un mantelboso, un rettangolo di gioco piccolo, quindi ecco, loro fanno confusione, ma le loro parole parlano chiaramente di rettangolo di gioco. E poi uno che ha fatto calcio ad alti livelli dice la serie l'ha perso a Torre Annunziata. Ecco, dalla RAI, dalla televisione nazionale, ci si aspetterebbe che anche un commentatore che non sia prettamente un giornalista, diciamo Mister Mutti, Mister Mutti, sì, Mister Mutti, non diciamo, ecco, deve essere più informato, e poi quantomeno chi è i presenti dovrebbero correggerlo in quella circostanza. Secondo me se lo fa un'altra volta fa capire che forse non conosce bene Castellammare o Torre Annunziata, sì, ma io penso che alla fine sia stato un errore dovuto al momento. Niente a togliere Torre Annunziata, attenzione, noi andiamo poi nelle polemiche magari eventuali di qualcuno che possa pensare che noi, almeno l'identità cittadina, no, va bene il menti, assolutamente. Volevo, sì, sul piano squisitamente tecnico-tattico, che poi è quello che a noi piace di più, perché ci piace sostanzialmente parlare di calcio soprattutto. Ancora una volta questa è stata una grande vittoria secondo me di Fabio Caserta. Fabio Caserta che è partito con il 4-2-3-1, con la mossa che nessuno si aspettava secondo me di Calò, in posizione più avanzata dietro la prima punta, e da questa mossa nasce anche il primo gol, il passaggio di Calò per appunto Sissé, il primo gol della Juve Stabia. Poi con il passare dei minuti però si è reso conto, come lui stesso ha sottolineato in conferenza stampa, che stava soffrendo qualcosa a centrocampo ed è tornato al 4-3-3, quindi un Fabio Caserta ancora una volta che si dimostra valore aggiunto di questa squadra, come già lo era stato lo scorso anno, ma lo è anche quest'anno. E come diceva Mario Di Capua prima,
Questa squadra però deve fare a questo punto solo un ulteriore step, perché quando gioca in casa mi sembra che oramai vada col pilota automatico, cioè riesce a tenere la tensione alta e la concentrazione per tutti i 90 minuti, quindi l'intensità alta, riesce ad arrivare prima degli avversari sulle seconde palle, questo è molto importante, però a questo punto c'è lo step successivo che speriamo cambi già, cioè si riesca a raggiungere già da domenica prossima a Chiavari, perché a questo punto bisogna soltanto cambiare passo fuori casa, perché è vero che la salvezza della US Abbia passa attraverso il Menti soprattutto, ma non ci si può salvare solo vincendo in casa, bisogna anche iniziare a fare punti fuori casa. Tra l'altro in media punti siamo Mario a 1,07, quindi sì, siamo vicini siamo vicini a quell'1,12 che potrebbe significare salvezza poi a fine di questo campionato come media punti da tenere. Assolutamente d'accordo con voi. Leggiamo qualche messaggio da casa. Sì, che sono pure tanti. Salutiamo un po' tutti quelli che ci stanno guardando. Allora, il primo ovviamente non è che poteva arrivare che da Onorato Ferdinando, ci scrive buonasera a tutti voi. Ancora, che bello, abbiamo vinto, che goduria grande Juve Stabia, avevo pronosticato il 2-0 e così è stato, così ci continua a scrivere Onorato Ferdinando. Buonasera da Catello Somma, buonasera a tutti, buonasera a te ancora. Buonasera a due Mario, Giovanni, ovviamente c'è anche Natale, aggiungo io. Buonasera a tutti da Alfonso Torisco. Poi ancora, la Salernitana va a fare compagnia al Catania nel libro delle barzellette, ce lo scrive Santolo Tito. Ancora, abbiamo vinto col Pescara, Pordenone, Salernitana è un pari col Benevento, cosa dire, altrimenti si vince. Poi ancora Nicola Martoriello, buona serata, una grande vittoria, avremmo messo la firma dei 4 punti nei derby nella situazione che siamo messi, quindi va bene così. Poi c'è Onorato Freddo che saluta Romano Farricello, Vincenzo Cascone, ma Calvano cosa ci fa in B, e poi una squadra che si deve salvare, ma a Chiavari c'è Dazon, se sì oscuriamo, il suggerimento di Vincenzo Cascone. Grande Stabia, grande i nostri calciatori, ce lo scrive Santanello Catello da Ravenna. Ancora grande Luigi Canotto, ancora con Onorato Ferdinando. Poi Antonio Esposito, la squadra ormai ha capito che cos'è la Serie B, peccato per le prime 5 partite ma ci salveremo, così scrive Antonio Esposito. Buonasera e forza Stabia, avanti con la prossima squadra. Antonio Iezza che ce lo scrive. Buonasera a tutti voi, sono arcifelice per il derby vinto e la partita sento di più. Ce lo scrive Salvatore Luigi La Ragione. Poi onore a tutta la squadra, col cuore state onorando la maglia. Ancora Onorato Ferdinando. Poi buonasera a tutti voi da Martina Franca, grande vittoria, orgoglioso di voi. Mi sono commosso da casa al gol di Cissé e all'ultimo di Canotto, ricordando lo spareggio del 94, magari potevo esserci, alla prossima spero di esserci, un abbraccio. E noi lo speriamo che Mario, che anche tu possa essere nella prossima. Poi ancora saluti da Parma, sabato ci vediamo a Chiavari, ce lo scrive Paolo Porzio, quindi sarà uno dei tifosi che raggiungerà la Liguria. Saluti da Siena, sta bene il cuore Gianluca Ingenito. Poi ancora Antonio Rizzo che scrive due pizze pure per la Salernitana, la terza pizza il guardianino l'ha bruciata, forza Stabia e Stabiesi. Sì, ricordiamo il gol di Canotto. Praticamente io proprio sul gol di Canotto volevo soffermarmi su questa discussione, perché in tanti tante testate anche a livello abbastanza importante hanno detto come mai Micai aveva il pallone in mano e poi l'ha calciato verso Elia. Non è precisamente così, non so perché lo hanno visto da tutti quanti gli altri. La Juve Stabia stava difendendo, la Salernitana stava attaccando, sì. Un pallone precedentemente buttato da un giocatore della Salernitana verso la tribuna, perché diciamo il pubblico stava cercando di recuperare il pallone, non hanno fatto in tempo, ovviamente quelli della Salernitana avevano fretta e si sono fatti dare l'altro pallone dalla panchina della Juve Stabia, hanno rimesso il pallone in gioco, nel frattempo il tifoso comunque ha buttato il pallone dentro per darlo diciamo ai calciatori, però l'azione era già iniziata, quindi un giocatore molto veramente caro ha calciato verso la tribuna, fra l'altro stava arrivando proprio nella postazione dove stavamo noi, quel pallone bloccato dai tifosi, questo pallone prima era partito quel pallone, poi dopo, infatti, l'hanno tenuto in mano questi tifosi nel frattempo che la Serie A stava attaccando e la Juve stava difendendo, questo pallone è ritornato in campo.
Micaela l'ha visto, l'ha lasciato dove era perché stava attaccando la Salernitana. Nel momento, in quello stesso momento, c'è stata la linea che ha recuperato palle, c'è stato il contropiede veloce. Micaela ha pensato, dice: ok, faccio fermare il gioco. E l'arbitro invece non è stata a questa decisione da parte di Micaela, che l'ha visto, diciamo, tutto il giochetto, l'ha fatto continuare l'azione e alla fine ha fatto gol, e fra l'altro ha ammonito Micaela giustamente per proteste. Attenzione, perché se nel caso il calciatore Micaela avesse preso il pallone al di fuori del campo e calciato all'interno, ci sarebbe stata anche l'espulsione, perché lì era proprio però, gioco scorretto. Però al riguardo sono stati un po' sconcertanti le dichiarazioni di Giampiero Ventura, non so se voi ne avete parlato anche nella Mixed Zone. Poi Mixed abbiamo avuto una sola domanda. Noi gliel'abbiamo chiesto, noi in sala stampa, in conferenza stampa gliel'abbiamo chiesto, e lui ha detto che Micaela avrebbe riferito di non aver lanciato il pallone verso Elia. Ora questo è assolutamente sconcertante, perché sono le immagini televisive. Lo sa che va in campo. Poi tra l'altro specifichiamo che Ventura arriva in sala stampa senza vedere tutto quello che noi abbiamo visto. Siamo 24 ore e passa dopo, quindi giustamente, giusto per far capire. No, giustamente un collega che era seduto a fianco a me gli ha chiesto, quindi, su questo, dice: ma perché Micaela non ha buttato fuori il pallone anziché lanciarlo verso Elia? A questo Ventura non ha risposto niente, quindi lascia immaginare, insomma. No, ma poi c'è da sottolineare un'altra cosa: quel gol è bellissimo, perché tu chiudi la partita con un boato, con il grande gol, con il 2-0, però non è stato decisivo. È stata decisiva la chiusura di Elia. Stop. È finito il derby con la vittoria della Juventus. Sì, sì. Poi è finito in gloria. E poi mi deve spettacolare il gol del 2-0. Proprio lo spunto, perché nella scaletta, diciamo, delle varie contestazioni c'è anche questo. Io voglio capire, perché noi siamo giornalisti che abbiamo iniziato da poco, abbiamo una poca esperienza, magari. Oddio, proprio poco. C'è chi in questo caso lo fa da più tempo rispetto a noi, ha una maggiore esperienza. È arrivato anche agli alti vertici del giornalismo, almeno in Italia, ci rappresenta come giornalista italiano in tutto il mondo, perché il presidente dei giornalisti, e quindi il presidente Rossi, stiamo parlando di Carlo Verna. Io ovviamente non voglio criticare Carlo Verna, attenzione, però, diciamo, sentire un suo commento a TG3 proprio sul servizio delle squadre di Serie B, il derby deciso nei minuti finali di un lungo recupero, queste sono state le frasi. Mi lascio un po' così sconcertato. Sicuramente, dico, la professionalità di Carlo Verna io non la metto in discussione assolutamente. Già, pure che non era lo stadio. Però, diciamo, c'è la prova che è stato detto questo. Ora voglio pensare, e io spero che così sia stato, che la redazione di TG3 gli abbia dato delle informazioni sbagliate. Hanno preparato un po' male il servizio, e quindi. O comunque non male, ci mancherebbe. Però. Ci mancavano forse 3-4 paroline prima, che in italiano bastano 3 parole per modificare. Diciamo che è stato chiuso, questa è la parola giusta, magari pure 2-0. Il derby è stato chiuso nel lungo recupero, anche con un gol di Canotto, perché la Juve sta vincendo 1-0. Se Canotto non avesse fatto gol, comunque la partita la Juve l'avrebbe vinta. Sì, aveva deciso il derby. Tutto questo lo diciamo in virtù di chi perché non tutti vedono la partita della due stampe, ma chi accende in quel momento al 7:37 della Rai 3 e sente quelle parole, cioè la Juve Stabia giusto al 90 avrà sudato questa vittoria, cioè se ne dà tutta un'altra cognizione. Però, come dicevi tu, è ovvio che Carlo Verna non è che può andare a vedere tutte le partite. Il presidente comunque era assicurato. È stata una partita non facile, questo è chiaro. Assolutamente, lo dicevi anche tu, che un po' di sofferenza c'è stata. Non è che è stata lì. Come è logico che sia, in Serie B. C'è anche l'avversario in campo. No, assolutamente. Però dico, ripeto, ha fatto una brutta figura. Poi un'altra cosa che io volevo evidenziare è la mancanza sempre di rispetto da parte di una. Io molte volte dico, Castellammare di Stabia è provincia di Napoli, ma Napoli fa parte della Campania, quindi Castellammare fa parte della Campania. Come mai la TG3 molte volte si dimentica, quando soprattutto magari vince a Trapani oppure va a fare qualche risultato importante, nei servizi di TG3 Sport non viene menzionato? Poi ovviamente si parla sempre di Avellino, di Salernitana, di Casertana,
di Benevento, di Napoli, sì. E questo ci può anche stare, però io ricordo a suo tempo si parlava di Nocerina, di Cavese, e molte volte si dimenticava la Juve Stabia. Quindi a questo punto non riesco a capire che cosa passi nella testa di chi decide come fare servizi e come spiegare un campionato di Serie B. La Juve sta facendo un campionato di Serie B, non sta facendo il campionato da oratorio. Infatti. Quindi sì. io adesso voglio vedere proprio a Chiavari con l'Entella se alla fine si farà il servizio sulla Juve Stabia che è andata in Entella. Il discorso è che il problema principale è questo. È chiaro che ci sono delle scalette che fanno anche a livello regionale, nazionale e tutto il resto. Il Napoli fa più notizia della Salernitana, dell'Avellino e della Benevento, e poi vengono loro, e poi vengono le provinciali, che secondo loro sono da annoverare così. Poi è chiaro che bacino d'utenza e altro. Io credo che l'errore principale non sia tanto dare 50 secondi a uno e 30 all'altro, perché poi magari loro lo reputano così. Forse si potrebbe più che altro cercare di dare il giusto merito a una squadra che ha vinto un derby e che in due derby contro Benevento e Salernitana ha fatto 4 punti, meritandone 6, e facendo una bellissima figura a livello campano e a livello nazionale, e che nelle ultime 7 partite ha fatto 13 punti, praticamente seconda in classifica, forse seconda solo al Benevento. No, sì, solo al Benevento. Benevento, se non sbaglio, ha fatto un punto in più. Sì, ha fatto un punto in più, sì. E tra l'altro sarebbero stati 2 in meno, perché Castellammare meritava di più, però in campo quello che è stato. Praticamente Benevento ha vinto in casa e pareggiato fuori. Sì. Ha avuto questa media. Il discorso è proprio quello, che bisognerebbe dare merito a chi in questo momento ha merito, però poi i risultati, una volta che vedrai altri risultati, poi secondo me lo devono fare per forza. Io ho evidenziato anche che quando c'era la Nocerina e la Cavese era questo l'atteggiamento, proprio per dire ok, facciamo una scaletta le provinciali, poi vengono le altre, ma alla fine perché sì, sei però, dietro vabbè, anche Nocerina del Cavese. Abbiamo fatto uno speciale sulla vittoria del campionato della Cavese, però sarebbe stato assurdo il contrario. No, sarebbe stato assurdo il contrario, cioè addirittura neanche quando vinci il campionato ti pensano. Vabbè, ma l'importante ci siamo noi che raccontiamo. Assolutamente, raccontiamo. Difendiamo la Juve Stabia. Io ce l'avrei un messaggio qua ancora che parla di Lira TV. Ce n'è un altro, questo è simpaticissimo, perché allora noi eravamo il famoso quartetto Cetra. Però siamo stati ribattezzati, ognuno ha avuto una sua icona. Ah, benissimo, non l'ho letto ancora questo. Questo spazio tra la storia, il momento attuale, quello che è stato. Vabbè. Ma dovrebbe essere Luciano Pavarotti. Un attimo. Anticipare. Allora, l'autore è Onorato Ferdinando. Non c'erano dubbi. Allora, i quattro grandi, Luciano Pavarotti, prendetevi voi Luciano Pavarotti, Garibaldi. Garibaldi è la maglia. Commissario Montalbano. E poi c'è Pippo Franco, che forse ho capito chi è. Io sono Luciano Pavarotti, Garibaldi, il commissario Montalbano, bella pelata. Montalbano sono io, bella, ha detto pure Natale. Ma Montalbano sono io. Si è accusato la pelata. Sì. Io dopo i tanti trascorsi al bagaglino, quindi sto qua con voi. Facciamo cabaria anche. Leggiamo altri ancora, messaggi, dai, Giuseppe Esposito, buonasera. Volevo sottolineare la prova sontuosa di Nicola Salibi, che giocatore, soprattutto. Sì, lo diceva anche Romano, infatti. Impatto alla partita grande. Che bello, ieri mia nipote mi ha regalato il dopo barba, Juve Stabia, Onorato Ferdinando. Benissimo. Poi Enrico Prota che ci dice su Lira TV sabato sera un tizio si scrive, diceva che ha perso a causa del campo di gioco piccolo. Bene, abbiamo parlato prima del sintetico, loro dire vecchio, il rimbalzo del pallone irregolare, stanno proprio un po' avvelenati a attaccarsi a queste cose. Bene, abbiamo parlato vecchio, secondo anno che è stato rifatto, quindi non è vecchio. Abbiamo anche una certa licenza. Il discorso che se stava solo in studio questo amico, stava in studio, no, da quello che diceva sì, probabilmente sì, perché diceva su Lira TV, probabilmente non l'ha visto neanche da vicino. Solo qualche secondo, stamattina leggevo un'altra cosa, tanto ormai le favolette sul Menti sono tantissime, stamattina leggevo che Tuia, centrale difensivo del Benevento, ieri ha dovuto dare forfè alla gara, ieri mattina, addirittura per un incidente che gli sarebbe occorso per il manto erboso del Romeo Menti, su cui aveva giocato 2 settimane prima, quindi siamo proprio alla fantascienza, proprio anche da questo punto di vista.
Assolutamente, vabbè, ma si sta appellando un po' a tutto. Vabbè, tutto, sì, tutto. Continuiamo a leggere qualche messaggio. Io leggerei soprattutto questo di Antonio Vollo, sì, no? Che saluto anche. Sì, ci dice in bocca al lupo per una cosa importantissima. Un abbraccio. Saluti da Via Plinio, sarò presente con voi dopo l'intervento a Monza. Sempre forza Juve Stabia e fermiamoci delle polemiche accese, esatto, sia dei Beneventani sia dei Salernitani. Sicuramente sì, Antonio, sante parole. Ovviamente un abbraccio da tutti noi che ti aspettiamo subito al Menti. Però voglio dire una cosa, ci sono anche colleghi che si sono comportati in maniera esemplare, no, ma infatti, intervista la maggior parte. Eugenio è uno del nostro amico. Per esempio Eugenio Marotta, che ha sottolineato come la Juve la fine di Giovanni Finocchiaro, Eugenio Marotta, perché ricordo che l'anno scorso, quando elogiavamo l'operato di Giovanni Finocchiaro a Catania, poi tutti quanti, dietro. Tutti quanti poi amico, cioè quasi lo tenevo in spagna. Io spero che non faccia la stessa cosa a Salerno, perché Eugenio è una grande persona, al di là di quello che ha potuto dire e fare. Ricordo una telecronaca fatta insieme, è bella, bella, sul bella, gol di Antonio Esposito, che sulla pagina Stabia Storia, sì, di Vivicentro, esatto, la gestisce Giovanni Patrone. Se ringrazio lui tra l'altro, perché è stato bellissimo rivivere quella. Ti sei emozionato un po', Mario? No, oltre che l'emozione, proprio è stato bello, perché riparte l'azione della Salernitana, della Juve Stabia, sulla palla che quasi finisce fuori, e io e lui battibecchiamo quasi in diretta, e diciamo: la palla è uscita? No, non è riuscita, va avanti Antonio Esposito, e quindi è stato bello. Bellissimo. Altro derby vinto, attenzione, sì, quello era l'ultimo derby prima di questo, sì, vinto dalla Juve Stabia. Tutte queste, poi ne parleremo ancora, però io dico una cosa: secondo clean sheet della Juve Stabia, sì, in questo, sì, campionato, ed è stato importantissimo, sì, perché ha portato una vittoria importante, vale, e serve assolutamente, guarda caso, con Allievi in campo. Con Allievi in campo, esatto, sì, 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 esatto. Io non voglio dire, no, che Allievi, le pagelle sono stato abbastanza chiaro, assolutamente. Ecco, però proprio di questo derby noi ci portiamo dietro ovviamente la parte bella, che è la vittoria per 2-0, la parte bella, diciamo, dell'esordio di Allievi in Serie B, prima partita in assoluto per lui in Serie B, un buon esordio, un esordio fatto in maniera consistente in una partita difficile, perché poi se entri dal primo minuto è un conto, subentrare risulta sempre essere più difficile rispetto a chi appunto dopo otto mesi esordio e tutto, ha avuto giusto quei 10 minuti, un po' di tempo, che si è guardato un po' in giro, poi ha iniziato a randellare a destra e a sinistra e di lì non si passava, quindi, però diciamo l'aspetto negativo purtroppo invece poi l'infortunio di Trest, adesso bisognerà davvero valutare, io diciamo negli spogliatoi gli ho chiesto come stai, lui mi ha guardato male, quindi no. Se un calciatore dice del genere, c'è qualcosa del genere, effettivamente sentirà comunque dolore. Fabio parlava di un passaggio addirittura di piatto fatto nei confronti, sì, aperto, sicuramente, e quindi diciamo gli adduttori interni, qualcosa del genere, che è successo qualche problema. Poi altra nota negativa è la diffida di Torucci, quindi sì, certo, quarta munizione, diciamo, poi per la partita col Frosinone bisogna cercare di evitare a Torucci di prendere una munizione a Chiavari, perché poi col Frosinone sarà una partita mancando Trest, come penso che alla fine, se è un problema di natura muscolare, penso che almeno un paio di gare, esatto, speriamo che non sia così, ovviamente, però ma considerando poi le 7 partite in 37 giorni, lo so, ne salterà purtroppo qualcuno in più, perché sì, io sono stato un po' troppo ottimista, no, il tempo è quello, però in 2 settimane, sì, significa l'equivalente di 4 gare, no, infatti. Mettiamoci anche il temperamento del ragazzo, è uno che non molla e che alla pari di Allievi, ma alla pari un po' di tutti, sì, hanno capito che stare, ovvio, è un infortunio, non è che uno deve, diciamo, affrettare i tempi, però di sicuro ci metterà l'impegno massimo e tornare quanto prima, perché sì, un po', sì, tutti hanno capito che Caserta va in difficoltà nelle scelte, sì, e se ci dai possibilità a chiunque di arrivare dalla panchina, dà sicuramente il massimo per rimanerci negli 11. Sì, Trost è un combattente, lo sappiamo. Sì, anche perché rientra in campo proprio per cercare di resistere, sì, e poi fa alza, capire che sì. Non ce la fa, quindi veramente un... Poi, sai, da un atleta che arriva dai paesi scandinavi ti aspetti meno temperamento, meno calore, sì, invece ha mostrato tutto. Avrei imparato un bel po'. Fatto il primo campionato al sud, quindi sì, anche questo sì, secondo, diciamo, i primi due, tra l'altro l'anno scorso, mi ricordo bene, con la Casertana che non si tirò
indietro, assolutamente, nella battaglia, sì, davvero vichingo. Però ringraziamo un po' chi appunto ci dà l'ospitalità qui, ricordiamo, lo vedete scritto per bene dietro, Vida, e poi vedete anche la maglia celebrativa della Juve Stabia in onore proprio di questa nuova struttura qui a Castellammare, nuova, diciamo che non è proprio nuovissima, quindi nel senso che già è da un bel po', se non sbaglio, più di un anno. Sì, sì. Sono 8 mesi. Otto mesi. Ah, quindi ancora deve fare un suggerimento, dopo vi faremo vedere chi ha dato il suggerimento in diretta. Sono 8 mesi, quindi io dico venite qua, ci sono già altre persone, non so se facciamolo, riusciamo vedere, sì, qualcuno vedere. Riusciamo a inquadrarlo dalla telecamera, vedete questo è il locale già un po' addobbato a livello stile natalizio con qualche lucina, ma al di là del contorno, della bella atmosfera, della tranquillità che si vive qui, si mangia anche davvero tanto bene. Noi ve lo possiamo dire, diciamo che noi abbiamo testato, se lo diciamo noi esatto vi potete, infatti. Fidare, però ecco, lanciamo un po' lo spot del Vida, per così abbiamo una carrellata, abbiamo fatto anche un pre-live, Mario ha fatto questo pre-live, però sì, lo spot non fa mai male di guardarlo sempre. Dopo anni di successi nella ristorazione nel settore alberghiero a Rimini, la famiglia Bagnale è ritornata nella propria terra. Vida è il bistro pizzeria che nasce dalla loro volontà di iniziare una nuova sfida. Che sia una serata in compagnia di amici, una cena d'affari, un incontro galante, Vida vi saprà accogliere con pietanze di tutti i tipi, dalla pizza alle pietanze gourmet, ai piatti tipici della tradizione napoletana. I cuochi e i pizzaioli di Vida cercheranno di soddisfare i vostri gusti e desideri. Gentilezza, cortesia e professionalità vi faranno sentire come a casa, immersi in un ambiente raffinato, elegante ed accogliente. Vieni a trovarci in via Rico De Nicola 35 a Castellammare di Stabia. È possibile prenotare il vostro tavolo e ricevere consegne a domicilio chiamando lo 081-633-0951. Ritorniamo in diretta, questo è lo spot del Vida, però proprio del Vida abbiamo questa sera l'ospite della nostra trasmissione. Noi siamo ospiti del Vida, però il Vida è ospite della nostra trasmissione, guarda un po' che giochetti. Vediamo Mario che già è pronto, che è sorridente, eccolo qui, linea a te. Grazie, Mario. Grazie Mario, allora abbiamo Enzo a Bagnale, un saluto a te Enzo, grazie per ospitarci dopo tanti Juve Stabia Live, anche col Pungiglione siamo tornati da te, grazie per l'ospitalità. Buonasera a voi ragazzi e grazie a voi, perché per noi è solo un piacere avervi qua. Enzo, so che il derby Juve Stabia Salernitana è stato vissuto in maniera molto forte dalla famiglia Bagnale. Ovviamente da Stabisi non poteva essere diversamente, eravamo presenti allo stadio ovviamente, è stata una giornata bellissima di sport, di calcio e poi la vittoria che è stata la ciliegina sulla torta. E che vittoria, è stata una vittoria fatta veramente col cuore e con la grinda. Come vi siete ritrovati al gol di Canotto? Cioè nel senso uno addosso all'altro, cioè, diciamo come è stato? Non capivo più dov'ero, ero alla quinta gradinata e mi sono trovato all'ultimo. Comunque alla fine fa nulla, l'importante è aver gioito, perché veramente, ti ripeto Mario, poi vincere con la Salernitana è il top, è stato veramente il top. Nel pre-live ho chiesto a Dario il suggerimento sulle pizze, tu invece qual è il piatto che suggerisci a chi viene qui al video? Io consiglio sicuramente la carne, stiamo usando delle carni di prima scelta, parliamo di filetto di manzo, parliamo di entrecotta argentina, entrecotta thailandese e poi consiglierei anche i primi dello chef, primi di pasta fresca, non pasta comprata, pasta che fa lo chef, e il piatto più forte è il raviolo caprese. Benissimo, allora l'orario è quello giusto, la fame ce l'abbiamo già. Ci è venuta però fame anche a noi qui. Enzo, invece riproviamo sicuramente. Invece di questa squadra, dopo un inizio difficile, cosa ti sta impressionando? Allora, sicuramente si vede la grinta che ci stanno mettendo i ragazzi, tutti, ma soprattutto la mano del nostro condottiere Fabio Caserta, che si è vista anche sabato in una maniera veramente esclusiva. Si è vista una partita studiata, preparata e svolta in maniera eccellente. Dove arriviamo? Io penso che arriviamo, non mi voglio sbilanciare troppo, anche per una questione per scaramanzia, però penso che faremo un bel campionato. Grazie Enzo, invitiamo tutti qui al Vida, chiaramente chi vuole venire potrà anche fare le domande. Vi aspettiamo, siamo aperti tutti i giorni, pizza e cucina, sperando di accontentare i gusti di tutti. Grazie a te, ragazzi. A voi. E con l'acqua linea in bocca diamolo, diciamo, la linea agli altri partner commerciali, poi continueremo con, così diamo il tempo a Mario di risistemarsi qui, linea agli altri partner commerciali.
Expert, quando vuoi di più. Solo da Expert c'è l'anteprima Black. Sconti mai visti sui migliori prodotti selezionati dagli esperti, come il Samsung Galaxy A40 a 199 euro. Expert, gli esperti siamo noi. Magic Car ti invita a salire a bordo delle sue vantaggiosissime offerte. Officina meccanica, centro revisioni per ogni tipo di veicolo, installazioni impianti GPL e metano a partire da 600 euro, montaggio block shaft. Magic Car è lo specialista dell'auto. Da oggi puoi finanziare ogni tipo di intervento e il tagliando da noi è a partire da soli 50 euro. Sì, hai capito bene, ma le promozioni non finiscono qui. Ti offriamo anche il servizio di ritiro e consegna a domicilio per la revisione. Passione per i motori, competenza e rapidità. I nostri marchi di fabbrica. Magic Car, via Raiola 69, Castellammare di Stabia. Telefono e fax 081 871 58 53. Siamo anche su Facebook alla pagina AS Group. L'Automec Service è la moderna concessionaria auto del gruppo Automec. Da subito un punto di riferimento qualificato per chi vuole acquistare un'auto nuova o un usato garantito. Grazie ad un ampio showroom dedicato ad Opel, Peugeot, Suzuki e Toyota e un parco auto usate costantemente aggiornato, sarà facile trovare l'auto che stai cercando. Automec Service è anche una moderna ed efficiente officina, nonché Bosch Car Service, dove potrai effettuare tagliandi e interventi di manutenzione alla tua auto. Ti aspettiamo a Automec Service, via De Gasperi 287-289, Castellammare di Stabia. Telefono 081 872 3824. www.automecservice.it. Potrei parlarvi della cucina genuina e gustosa, della succulenta carne alla brace italiana e straniera, della pizza napoletana buona da leccarsi le dita, o raccontarvi di... Ma che ve lo dico a fare? Non se ne può parlare, dovete provare! C'è posto per te, Pasquale e la sua famiglia, sì, che sanno prendervi per la gola, perché da loro... Ragazzi, questa non è carne, è cioccolato! Ciao! Dall'idea di una famiglia di macellai buongustai c'è posto per te. Ristorante, pizzeria ed enoteca con oltre 900 etichette di vini italiani ed esteri. A Castellammare di Stabia, traversa Cantieri Metallurgici Italiani 59 081 871 88 71 e 392 13 62 179. E questi sono i nostri altri partner commerciali, che ringraziamo ovviamente per il sostegno. Giovanni, leggiamo qualche altro messaggio da casa, così io inizio, sì, a fare la prima chiamata. Liberiamo un po' l'angolo dei messaggi, che se ne sono accumulati un bel po'. Allora, sempre Renato Ferdinando, che non gli è piaciuto il cronista, lo riassumo, ve lo scrive a modo suo, poi lo potete leggere. Gennaro Scarfato, che si chiede se la festa a Salerno è finita. Poi ancora... Sì, dopo quel video dei tifosi, poi c'è stato di tutto sulle pagine web, siamo scatenati. C'era da rispondere, sì, sì. Quello è il rischio di quando molto simpatici, tra l'altro, le risposte molto divertenti. Quando fai un passo in più della gamba. Allora, Patrizio Esposito, un bacio per tutti voi, un super bacione per Giovanni, grazie. Auguri per Canotto e si augura figlia femmina per Giovanni, Luigi. Io ti devo fermare un attimo. Dimmi, Patrizio Esposito, perché la volevo salutare e ringraziare del bellissimo gesto. Stasera non abbiamo ancora nulla, però giovedì le assicuriamo che ci sarà una sorpresa proprio in apertura di Juve Sabbia Live Talk Show. E la ringrazio davvero perché ha avuto un pensiero bellissimo per la mia Aurora, e quindi assolutamente un abbraccio a lei. Sì, Mario. Continuiamo a leggere i messaggi, come quello di Salvatore Cimmino, che dice: ciao a tutti, veramente sorpreso dal comportamento antisportivo di Micai, tra l'altro difeso dalla stampa salernitana. Gennaro Conte, come lo vedreste un ritorno di Migliorini a Castellammare? Ti rispondo, per il momento va bene così, anche perché è squalificato, quindi voglio dire, mal di là tutto. Okay. Poi Francesco Sabese Cappiello, buonasera a tutti e forza Juve Stabia. Voglio dire a quelli che criticano Caserta di mangiare il limone, diciamo così, per il momento Caserta ha ragione, ma secondo me ha ragione dall'inizio. Claudio Di Michele, mi sembra di risentire i catanesi, le stesse polemiche inutili, una cosa però secondo me va rivista, l'omologazione della curva sud, vabbè, diciamo che c'è sempre da fare di meglio, però al momento va bene così. E un saluto a Delia Starace che ci sta guardando. Sì, fermiamoci un attimo perché abbiamo in linea un nostro
ex calciatore, un ex calciatore della Juve Stabia, ma colui che ha fatto davvero innamorare questa curva. Si parlava prima della curva, è uno che ha sudato le sette camicie e che ha lottato e ha giocato quella finale del 94. Purtroppo sappiamo come è andata a finire, quella in quel caso è stata una grande delusione, però poi la Juve Stabia con la Salernitana ha fatto altre partite, fra cui quest'ultima l'ha vinta. Ecco, io volevo parlare con lui di quello che è stato e di quello che sarà. Giorgio Lunerti, buonasera e grazie per essere intervenuto al Pugile Stabilese. Buonasera a voi e grazie anche a voi. Ecco Giorgio, io devo iniziare da quel 94, maledetto. È vero che la Salernitana è una grande squadra, però l'abbiamo detto anche noi alla vigilia di questo derby, ricordando quella partita che la Juve Stabia arrivò, guarda caso, con i tre diffidati ammoniti a Reggio Calabria, quindi con una difesa da inventare e con, diciamo, tanti giocatori non al meglio. Tu hai avuto quella partita? Ecco, sì. Quella partita noi la perdemmo a Reggio Calabria, la perdemmo. Sì. Noi lì la perdemmo a Reggio Calabria la finale contro la Salernitana, sì. Perché era secondo me, ma era proprio scritto, era evidente che noi non potevamo mai vincere quella partita. Potevamo fare pure 3-4 gol, ma la Salernitana ne doveva fare per forza qualcuno in più. Sì, una Salernitana forte, una finale, sì. Un finale atipico, una finale già segnata per gli altri, quindi noi ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto per far sì di vincere quella partita, però purtroppo contro altre cose sì. Che potevamo fare. Ecco, ma che cosa hai pensato dopo, quando hai ricordato quell'azione, quella possibilità di sbloccare quella gara, che poi quel pallone è rimbalzato in una maniera particolare? Adesso ricordiamo che il manto erboso del San Paolo era più duro rispetto a quello che si utilizzava su altri campi. Niente, che vuoi fare? Solamente in quelle situazioni perdi sempre a fare del bene. E purtroppo io quella. Ancora non mi faccio capace. Come mai quella palla non l'ho presa, io non l'ho presa proprio quella palla, se la prendevo era sicuramente gol, però come detto prima era un gol, sì, una soddisfazione personale, però finiva lì, perché noi la partita l'abbiamo persa lo stesso. Certo. Ricordiamo anche le tre espulsioni poi nel corso della partita, quindi un derby poi finito addirittura in 8, una finale. Sì, dopo subentrò tutto, certo, dopo sì. Il gol loro fecero gol al secondo tempo addirittura. Sì, sì. Quindi se noi eravamo in 11 e l'arbitro o chi per lui decidevano di fare una partita normale, non lo so se la Salernitana la vinceva quella partita, però nel calcio purtroppo non ci sta la controprova, quindi non possiamo sì, ci manca solo il rammarico di aver fatto, di essere arrivati in finale, nonostante la squadra nostra era abbastanza matura, mentre le altre squadre erano più giovani, erano più. Quindi però ce l'abbiamo messa tutta per vincere, purtroppo. Ecco Giorgio, però la testimonianza che in tanti si ricordano di te, non solo noi qui presenti, che non siamo di certo dei ragazzini, ma da casa ecco c'è Antonio Cavallaro che dice Giorgio Gol, Nicola Martorino grande Giorgio Lunerti tempi d'oro e Giuseppe Volpino grande Giorgio Lunerti, quindi ecco tre messaggi in pochissimo tempo da quando abbiamo iniziato la telefonata fanno capire che c'era attesa per le tue parole di questa sera. Sì, io non finirò mai di ringraziare i tifosi della Juve Stabia perché sono stati magnifici. Io ho passato 2 anni stupendi, il primo anno favoloso, il secondo un po' meno, poi dopo ci siamo ripiati e siamo arrivati in finale, però sono stato benissimo, io ogni volta che posso io a Castellammare per esempio. Ecco Giorgio, possiamo dire che questa Serie B non è più come una volta, cioè nel senso qualitativamente parlando il tasso tecnico si è abbassato, perché guardando quella Serie C, la Serie C quando giocavi tu con Salernitana, Palermo, con tante squadre che ha visto opposto la Juve Stabia,
ecco, c'è una diversità dovuta a che cosa? Adesso si basa più alla fisicità e meno alla qualità tecnica, questo sarà il motivo? Non lo so, dici tu la tua opinione. Sì, sicuramente adesso il calcio è cambiato, si va molto sulla velocità, sulla fisicità e sulle tattiche, sui moduli calcistici, i moduli degli allenatori che vogliono vendarsi l'acqua calda, ma l'acqua calda è stata già inventata. Noi mettevamo più mestiere, noi avevamo il mestiere e loro adesso mettono il fisico, mettono la velocità. Un calcio a me non piace, non piace, mi annoia pure addirittura. Quindi finché non so, finché non si trovano giocatori con il mestiere, il calcio sarà sempre così, insomma. Ecco, Giorgio, c'è Mario Sepe che dice per esempio prima c'erano delle squadre che erano toste a fargli gol. Sì. Adesso una squadra che sta prima in classifica prendono tanti gol, vincono non tanto rispetto a prima. Un calcio che a me non piace, insomma. Ecco, Mario Sepe dice: grande Giorgio, ci hai fatto sognare, grazie per le emozioni che ci hai fatto vivere. Poi continuando ancora, Giorgio, da parte di Onorato Ferdinando: Giorgio, quella partita dovevamo perdere, eravamo più forti di loro. E poi c'è qualche altra cosa ancora. Sì, io c'ero a Napoli, quindi ha guardato anche lui la partita, e quindi poi intanto ci sta guardando l'attuale patron della USAB, Francesco Manilo, che salutiamo. Sento male, non sento bene. Dicevo, ci sono tanti messaggi, anche Onorato Ferdinando dice: Giorgio, quella partita dovevamo perderla, quindi quella lì del 94 era stato deciso da altre componenti. Mi senti? Sì, dicevo. Io dicevo grazie, loro dicono grazie Giorgio, io direi sì, ho fatto la mia parte, ho cercato in tutti i modi di fare del mio meglio, però grazie pure ai miei compagni soprattutto. Grazie a loro. Noi abbiamo fatto 2 anni a Castellammare, mi ha fatto bene. Grazie soprattutto ai miei compagni e anche grazie ai tifosi che ne erano molto di più rispetto adesso. Sì. Loro che ci hanno invogliato ancora di più di fare bene. C'è Mario Di Capo che gli vuole fare una domanda. A loro che ci hanno spinto per fare bene. Giorgio, buonasera. Mario Di Capua, prima di tutto ti ringrazio per avermi fatto uno dei regali di compleanno della mia adolescenza. Era il 29 maggio del 94 e tu facesti quel bellissimo gol a Casetta contro la San Benedettese, quindi ero lì e fu un bel regalo di compleanno per i 14 anni. Ti volevo chiedere una cosa sul calcio attuale, non so se ti è capitato di vedere Juve Stabia Salernitana, cosa pensi di quello che oggi rappresenta la Juve Stabia, ovvero una squadra che sta risalendo bene in Serie B dopo un inizio difficile, e poi un tuo ricordo su quello che è stato Giorgio Lunetti a Castellammare, il ricordo più bello da quando sei stato a Castellammare. Da quel poco che ho sentito, forse stavi dicendo, io non ho sentito quasi niente della Sammettese, il gol a Casetta della Sammettese. Sì, ha parlato del gol della San Benedettese, che è stato il giorno del suo compleanno, quindi hai fatto un bellissimo regalo, quindi se lo ricorda davvero con tanto piacere, Mario. Sì. Certo, quel giorno è stato bello per tutti quanti, perché ci ha permesso di sognare di vincere il campionato, perché arriviamo ai playoff, quindi playoff poi dopo ti dà la possibilità di vincere, e quel gol fu un gol che ci ha permesso di sognare perlomeno. Il momento però più bello, lui dice Mario, il momento più bello con la Juve Stabia, e invece il momento più brutto qual è stato? Beh, il momento più brutto è stato quello della finale con la Salernitana, l'unico momento brutto. Quello è stato, quella partita lì, che io, la partita più brutta che è stata fatta, credo, nel calcio italiano. Dopo un primo tempo e il secondo tempo, poi dopo è finito tutto, gli dicono i gol loro, tutto. Perché, come ho detto prima, non potevamo fare niente. E i momenti belli, no, sono stati benissimo tutti i 2 anni che ho fatto. Quindi per me è stato ogni giorno, anche in allenamento, per me era sempre una cosa bella, perché quando
fai bene, quando cerchi di cercare di fare bene, essendo uno stimolo in più ogni allenamento, ogni partita, ogni istante. Ecco, ti ricordi un po' l'atmosfera che si sentiva, cioè che sentivate quando dovete incontrare la Salernitana? Perché ogni volta qui a Castellammare, a Castellammare si pensa a questa partita sempre come una partita particolare, quella con la Salernitana, ed è sempre molto molto sentita. Oggi c'è grande soddisfazione per aver battuto una squadra importante con Ventura in panchina, attenzione, una diciamo una succursale, se vogliamo dire, della Lazio, perché tanti sono i calciatori che arrivano da quella società, visto che c'è Lotito in mezzo. E quando si vince... Sì. Dimmi. Questa partita forse perché è una rivincita di quel 1994, è stata ogni partita contro la Salernitana, sembra una rivincita, quindi vincerla sì. è sempre una cosa positiva. E poi dopo diciamo pure che anche positivo il fatto che la Juve Stabia non sta navigando nell'alta classifica, quindi sta cercando di emergere dal basso fondo. Quindi è anche una partita che hanno vinto, quindi è una doppia vittoria, diciamo. Ecco, tu la stai seguendo un po' la Serie A, la Serie B, la Juve Stabia, stai vedendo un po' questi campionati, che cosa ci puoi dire? Visto che, ecco, se noi la guardiamo la classifica, sono 4 i punti di distacco, se non mi sbaglio, dalla zona playoff fra la Juve Stabia, anzi 5, sì, 5, molto curta. Il campionato è lungo. Sì. Partita dopo partita bisogna fare il cammino, è partita dopo partita, quindi con l'impegno e la voglia di fare la Juve Stabia, a parte c'è anche un pubblico che la sostiene, quindi c'è il calore, sì. Penso che non hanno problemi. E adesso che stai facendo? Sento la vita? Male però. Sì, pronto, mi senti? Vado all'intuizione. Adesso nella vita che stai facendo? E niente, faccio il nonno. Ah, sono il nonno. Faccio il nonno e... Ed era un grande impegno però, eh. Il pensionato, faccio il nonno. Anzi, a proposito, oggi ho sentito che Antonio D'Alevi è diventato nonno anche lui. Allora facciamo anche lui questi auguri. Auguroni Antonio, il mio compagno. Sì, ce lo ricordiamo benissimo ad Antonio. Ecco Giorgio, in chiusura un saluto tuo alla Juve Stabia, a Castellammare, che cosa vuoi dire? Non ho capito perché me lo... Un saluto tuo alla Juve Stabia, a Castellammare, che cosa vuoi dire? Io saluto la Juve Stabia, lo faccio sempre, da quando sono andato via che saluto sempre la Juve Stabia, a parte ho avuto anche la fortuna di tornarci in qualche partita, in qualche situazione, ma il saluto è sempre che la Juve Stabia calcistica vada sempre a migliorare, perché il calcio laggiù è sentito, è amato il calcio, quindi è giusto che la Juve Stabia sia sempre in una situazione favorevole di affrontare dei campionati importanti come la Serie B. Io aggiungerei pure un anno in Serie A non sarebbe male per lo stadio. Un giro sulla giostra, come si dice. C'è andato il Benevento, quindi. Ci ha dato il Benevento, ci ha dato i Carpi. È una mia ex squadra il Benevento. Sì. Fra l'altro la tua ex squadra come la Regina sta andando bene quest'anno, eh? Sì, anche la Regina, a parte io non ne ho tante di ex squadre, 13 squadre, quindi. La carriera tua è lunghissima. Giorgio, che dire, ti ringraziamo e ovviamente ti facciamo anche, ti portiamo gli auguri di Onorato Ferdinando, dice auguri nonno anche a te, diciamo ad Antonio, a tutti quanti, quelli che state intraprendendo questo percorso. Quando volete chiamatelo. Grazie Giorgio, sei sempre disponibile, grazie, e ti ringraziamo per questo, grazie. Ciao Giorgio, ciao. Queste sono le parole di Giorgio Lunerti, uno dei grandi. Stereo, il direttore stereo. Il direttore stereo. No, te lo levo il microfono al volo perché c'è già un risultato che ci interessa. Sì. Torniamo al presente, poi torniamo a parlare di giocando Vaisanen che porta in vantaggio il Chievo al secondo minuto. Quindi in questo momento Chievo Verona in piena zona playoff con 21 punti. Mentre la distanza dalla zona playoff, dai play out ai playoff, è di 5 punti. Se non mi sbaglio, Mario, questa vittoria
tira fuori la Salernitana dalla zona playoff. Sì. No, la Salernitana già è fuori dalla è zona fuori playoff. Già. Vabbè, diciamo è a pari punti a 18 con un'altra, se non vediamo. No, no, è a 18 con l'Empoli che è nona, però già è stata scavalcata ieri dall'Ascoli per il 3-2. C'è una mucchiata di Okay. squadre. Quindi è già fuori dalla zona playoff. Sì. Povera presenza di Draghi. Tra l'altro oggi mi sembra che stiamo un po' in discussione come lo stesso Breda a Livorno. Però c'è Marino dietro l'angolo, pronto a subentrare. Breda, diciamo, penso sì, che Breda penso che sia andato ormai, penso che si debba decidere solo il successore tra Mezzani, però c'è qualche remora sul fatto che non ha mai allenato in Italia, ha sempre allenato all'estero finora. E quindi c'è questa problematica. Poi non è che ha fatto chissà che cosa, si è fatto anche il nome addirittura Castori per il Livorno. Ora dobbiamo vedere se poi effettivamente devo essere onesto, Castori mi preoccuperebbe perché anche un allenatore navigato sicuramente. Tra l'altro sia Giovanni che Natale che erano presenti con me a Livorno. Abbiamo sentito un po' i commenti dei giornalisti di Livorno. Dice, peccato che Livorno ha vinto perché quella vittoria allungava l'agonia del Livorno e della permanenza di Breda sulla panchina. C'è un ambiente che non è assolutamente favorevole. Non è favorevole a Breda. Che però è il rammarico più grosso di questa parte di campionato della Juve Stabia, proprio quella partita di Livorno, anche quella con l'Ascoli in casa, più quella perché lì eri già proiettato verso un momento importante. Però leggiamo un po' appunto i risultati, così facciamo un po' chiarezza, risultati, classifica, cerchiamo di darci una ripassata in questo senso e vediamo appunto che nell'ultima giornata, la 13ª giornata, è in corso ancora Chievo Entella che è il posticipo di questa sera. Iniziamo proprio a leggere questi risultati. Si è iniziato venerdì 22 novembre alle ore 21 con Pescara Cremonese 1-1, poi ecco di sabato alle ore 15 hanno giocato Pordenone Perugia 3-0, Livorno Trapani 1-2, questo è il risultato un po' a sorpresa della giornata. Lo dicevate anche voi, poi c'è Juve Stabia Salernitana 2-0, ne abbiamo parlato abbondantemente. Benevento Crotone 2-0, il Benevento dopo aver battuto l'Empoli batte anche il Crotone e quindi inizia a mettere le cose in chiaro. Ricordiamo che il Benevento quando ha battuto l'Empoli, l'Empoli era secondo, questa volta il Crotone era secondo, quindi attenzione a incontrare il Benevento in casa da secondi. Tra l'altro per il Benevento si tratta dell'ottavo clean sheet del campionato, quindi ottava partita senza subire reti, quindi veramente una subito in 13 partite una, la migliore difesa del campionato. Ha subito quello della Juve Stabia e questo è un dato di merito. E che gol, forse fortunato, forse fortunoso sì. Vabbè, poi continuate, però è stato votato la Lega di Serie B come miglior. Avranno visto meglio di tanti altri. Non lo so. Poi continuate sempre di sabato, poi alle ore 18 Empoli Venezia 1-1, questo Empoli che cambia intanto guida. Stiamo vedendo il gol del Chievo. Sì, abbastanza fortunato. Comunque l'Empoli col Venezia è cambiato allenatore, preso Muzzi, però la musica sembra non cambiare. Con tutto che Venezia è una buona squadra, attenzione, però di certo non può essere paragonata all'Empoli per come l'Empoli deve fare un campionato diverso. Sì, è stato raggiunto proprio lo scadere dal Venezia. Poi continuate ancora di domenica, invece ieri alle ore 3 si sono giocate Cittadella Pisa 1-1, Ascoli Cosenza 3-2, Cosenza che in vantaggio per 2-0 si è fatta riprendere e superare. Buon per la Juve Stabia, però diciamo che è un risultato un po' particolare, diciamo che sono rimasti a bocca asciutta quelli del Cosenza, stavano pregustando la vittoria. C'è il ragazzo Sciamacca che ha fatto due gol subentrando dalla panchina, Sciamacca che è veramente un fenomeno. Poi lì davanti c'hanno Ninkovic da Cruz, l'Ascoli è una buona squadra davanti. Chiaro che forse il centrocampo in difesa deve un poco rivederlo. C'è stato un periodo di questa stagione in cui era andato bene, poi adesso si era preso 4-5 giornate di riposo. Ecco, poi è ripartito con questa casa. E poi c'è Spezia Frosinone 2-0, questo Frosinone che non riesce a abituarsi forse anche alla classifica, al lottare per la salvezza. Anche se il Frosinone aveva iniziato la partita in maniera egregia, due linee. L'impressione però, Giovanni, non so perché, è come la Juve Stabia del 2008-2009, squadra costruita
appena vertici alti la classifica ti ritrovi là sotto e sì, fai, ecco, come dicevi tu, sì, sì, dai dei segnali, però guarda caso poi alla fine la partita la perdi sempre. Cremonese mi danno questa impressione. Tra l'altro Spezia che non vinceva in casa dalla partita proprio con la Juve Stabia ed è tornato ieri alla vittoria in casa facendo una grande 2-0, sempre Bidawi in grande spunto, come per partita. Esempio le quattro vittorie della Juve Stabia c'è sempre stata la firma di Canotto sì, sembra un fondamentale delle, sono due dei migliori esterni offensivi di questo campionato. Leggendo invece la classifica attuale, ovviamente non c'è ancora il risultato, questo qui del Chievo che con l'intera che si sta giocando, quindi Benevento primo in classifica con 28 punti, sorprendente Pordenone secondo a 22 punti. Che resterà secondo qualsiasi cosa succeda tra Chievo e Dentella. Sì, perché l'unico che poteva superarla era il Crotone, Cittadella poi successivamente ha pareggiato col Pisa e quindi non è riuscito a scavalcarlo, quindi secondo fino alla prossima partita vedremo. Poi Crotone, Cittadella a 21 punti, Pescara in questo momento col Chievo con la vittoria sarebbe a 21, però è da tutto da vedere chiaramente. Sì. Poi Pescara, Ascoli a 20, Perugia a 19, ecco poi le tre squadre a 18, Chievo, Empoli e Salernitana, però come si diceva per la differenza reti la Salernitana comunque era fuori da questa, diciamo, da questa già dai playoff, perché comunque essendoci in questo momento in campo Chievo ed Entella, uno almeno arriverà a 19, se nel caso di pareggio il Chievo a 19, vincendo il Chievo va a 21, l'Entella se vince va a 19, quindi comunque è fuori la Salernitana e anche l'Empoli fuori dalla zona playoff. Sì, ma diciamo che indipendentemente da questo risultato già era fuori, perché la differenza reti era meno 1 per la Salernitana, invece il Chievo più 3 e poi vediamo più 1 invece l'Empoli, quindi secondo la differenza reti già era fuori, infatti l'hanno messa al decimo posto in maniera giusta. Poi ecco, come dicevi tu, se il Chievo vince addirittura poi starà staccato di un punto rispetto al Perugia che è quello che sta a 19 punti. Comunque non ci interessa, poi sono discorsi che interesseranno un po' più in là. Ecco, sì, poi c'è Pisa, Venezia e Frosinone a 17 punti, l'Entella a 16 insieme alla Cremonese e poi inizia la zona play-out con Spezia e Juve Stabia, questi sono i play-out. Attualmente se dovesse finire il campionato in questo momento la Juve Stabia disputerebbe i play-out e non succederebbe direttamente. Prima giocherebbe in casa e poi andrebbe a fare il ritorno alla Spezia. E poi c'è le tre che in questo momento sono proprio in zona di retrocessione, sono Cosenza, Livorno e Trapani, con il Trapani che con questa vittoria inguaia Livorno e lascia ancora un lumicino, visto che è a 4 punti dalla Juve Stabia, quindi dalla zona meno play-out e non dalla retrocessione diretta. Però è davvero, davvero corto, perché appunto Juve Stabia a 14 punti, Chievo in questo momento a 18, ma Perugia diceva 19, quindi come diceva Mario 5 punti il distacco dal Perugia. La partita del Cosenza per esempio, Ascoli-Cosenza 0-2 fine primo tempo, l'Ascoli era tredicesimo, vincendo è passato al settimo posto, quindi questo per far capire come è corta. Dai 19 del Perugia ai 16 della Cremonese ci sono addirittura 10 squadre, poi vabbè, cortissima anche considerando la Juve Stabia che è quart'ultima con 14, i playoff sono a 19, cioè davvero è tutto in gioco, tutto sia in gioco, testa che in coda, assolutamente. Volevo dare un altro dato: la Juve Stabia non è più l'ultima difesa, proprio per sottolineare aspetto che hanno sbagliato anche a dire alcuni colleghi da Salerno, quello che dicevi prima, difesa messa un poco sotto, cioè è stato un commento proprio squallido contro la difesa stabilese. Ma infatti Juve Stabia 22 il Trapani, in questo momento penultima, tra l'altro nelle ultime 7 giornate la Juve Stabia ha praticamente il miglior attacco con 12 gol fatti in 7 partite. Riprendendo mi hai dato il là appunto per evidenziare, per analizzare un altro punto di questa lunga scaletta che abbiamo qui, le pagelle che hanno fatto qualche collega di Salerno. Io ovviamente non voglio dire chi, perché non c'è neanche, diciamo, da indicare chi le ha fatte, però quando poi nei commenti metti l'attaccante se devi valutare, valuta l'attaccante tuo, non andare a valutare gli avversari. È ovvio che se un attaccante ha giocato male non sempre è detto che sia colpa, diciamo, sia merito del difensore o dei meriti del giocatore, quindi devi valutare quello che ha fatto il tuo attaccante, senza dire l'attaccante ha giocato male, dando la possibilità agli avversari, nel caso specifico Tonucci e Allievi, di essere i Cannavaro in essa della situazione.
ovviamente Lucio e Livi non sono né Cannavaro né Neste, lo sappiamo benissimo, però diciamo fare un commento del genere vuole dire, diciamo, difensori che poi fra l'altro hanno anche esplicitato, dice, difensori che avrebbero avuto difficoltà con attaccanti di formazioni primavera. Sì, vabbè, diciamo che sono... lascia il tempo che trova, lascia il tempo che trova, però appunto, sono abbastanza premeditati, sono... il tempo che trova, sono abbastanza premeditati, sono degli attacchi che vengono fatti probabilmente. Come... a qualcuno è rimasta un po', vabbè, pure, c'è pure chi scrive attraverso la sconfitta, chi scrive su tutto Mercato Web di Salerno, perché si sa che di Salerno indubbiamente è una squadra che vince un derby 2-0. Io, nessun giocatore, mi sognerei mai di mettere 5, perché credo che una squadra in un derby il 5 sì. Guarda un po' chi l'ha beccato, no, ma poi non è neanche merito, cioè non è una prestazione, oggettivamente quella prestazione non è da 5, cioè proprio almeno secondo io me ho dato 6 e mezzo a Di Gennaro, perché appunto, onestamente è stata la per miglior me è stata più che sufficiente, come... la migliore è stata quella di Empoli, ma per sì, poco tempo, qui parliamo di 90 minuti in campo, ma è stata comunque una prova più che sufficiente, sicuramente. Probabilmente non lo so se a Salerno ha mai giocato 90 minuti, appunto, forse per questo poi ecco perché noi vogliamo dire che siamo persone sempre equilibrate nei nostri commenti. Dobbiamo però giustamente valutare il rosso, mancato rosso a Tolucci. Noi parliamo molte volte di rigori da una parte e dall'altra. Io, effettivamente al 25esimo primo tempo, se non sbaglio, l'intervento di Tolucci è da rosso diretto. L'arbitro l'ha vista diversamente. Ci sta anche a un certo punto, come si dice, un episodio vada a favore della Juventus, visto che e lì condizionava chiaramente la partita. Sì, condizionava la Juventus, per essere onesti, la Juventus aveva in vantaggio 1-0, però poi l'avrebbe dovuto sudare per poterla portare a termine, sicuramente. Come sicuramente però diciamo che l'espulsione di Migliorini c'è tutta la vita. È inutile che anche Ventura in Mixed Zone ha detto un'espulsione di altri tempi, ma se un calciatore ti fa un gesto plateale con la mano e dal labiale girandosi, noi dalla tribuna stampa abbiamo visto che ha detto proprio vai a quel paese, vai a quel paese, è già morito, l'arbitro in quella circostanza aveva chiamato il fallo e basta. Sì. Poi ovvio che vede la reazione pure del calciatore, e ovviamente scatta la seconda ammonizione e l'espulsione. È stato Migliorini che è stato un po' stupido in questa circostanza, in quella circostanza. Sicuramente. È stato un po' in confusione perché diceva delle cose, diceva il contrario di quello che diceva. Sì. Proprio mentre eravamo con noi in Mixed, cercavo di trovare. Ha detto questo, però, cioè, se tu dici sembrava un'espulsione di altri tempi, stai criticando l'arbitro. Poi dici, però i miei sono stati ingenui, Migliorini lì è stato ingenuo. Allora è stato ingenuo, ingenuità. No, volevo un attimo leggere con precisione, perché giustamente noi abbiamo detto di questo commento, però il commento è stato un po' squallido. Giannetti, voto 4. E siamo stati anche generosi, dicono, su questo commento. Sbaglia un gol che è più di un rigore in movimento, si fa sempre anticipare da avversari che fino alla settimana scorsa soffrivano anche nelle partite contro la Primavera, ma quando mai è successo? Una delle più grandi delusioni. Proprio Tolucci è allievi, fra l'altro, della prima partita che faceva, quindi non sono neanche informati. Parliamo di un sito salernitano, chiaramente tifosi anche della serie. Onestamente, poi alla fine ci può stare anche. Mettiamo un po' di pepe, visto che è arrivato anche Torino del Colato. È arrivato anche Torino del Colato, proprio come si dice a fagiolo. Il momento topico. Stavo aspettando fuori, Tonino. Ho detto, appena parlo delle pagelle. La cosa più giusta sarebbe stata ha sbagliato dei gol clamorosi, merita 4 contro una delle peggiori difese fino a questo momento del campionato. Lì ci può stare, perché beccati 21 gol, chiaramente, senza sapere però che nelle prime 12 ne sono arrivati la maggior parte di quelle, nelle prime 6 giornate sono arrivati la maggior parte. Bisogna analizzare anche la partita come è andata, se vogliamo parlare del passato, fare queste pagelle, diciamo, rapportandosi agli altri, agli avversari, secondo me non ha senso, comunque, giornalisticamente parlando. Che non giocavi contro la Beretti, stavi giocando contro, stai comunque facendo una partita. Però proprio per liberare la parte finale della trasmissione, diamo spazio ai nostri partner commerciali, secondo blocco, così Mario si prepara anche con la prossima intervista, visto che avremo prima di parlare con Tonino Ercolano parleremo con il nostro collega Tiziano Valle, quindi inquadriamo un po' questa
quest'angolo, possiamo dire, social, se vogliamo dire. Volevo dire, proprio perché così sì. state tutti in diretta e restate con noi, praticamente si parlerà dell'episodio di razzismo nei confronti sì. del ragazzo, del bambino di colore, di cui sì. si è parlato tanto la settimana scorsa, e quindi c'è una bellissima iniziativa che vogliamo mettere in campo, mettere sì. in campo assolutamente, sì. che Tonino vuole mettere in campo. Puoi realizzare i tuoi sogni. Oggi puoi con Euroansa, l'agenzia di mediazione creditizia che vanta tra le convenzioni più favorevoli con i maggiori istituti di credito. Hai bisogno di un mutuo, un prestito? Euroansa è la risposta. Con professionalità, trasparenza e innovazione ci occupiamo anche della cessione del quinto di stipendio per pensionati, dipendenti privati e statali, anche a cattivi pagatori. Vieni a trovarci nella nostra sede di Castellammare di Stabia, in via Cosenza 125, o contattaci al 339 83 86 854 oppure allo 081 189 46 087. Non serve sorpassare a destra. La tua corsia preferenziale è Fisio Rehab, l'eccellenza sanitaria italiana accessibile a tutti. Innovazione tecnologica, attrezzature all'avanguardia, professionalità ed esperienza per assicurarti il miglior percorso verso la guarigione. Fisio Rehab è fisioterapia e riabilitazione sportiva, ortopedica e neurologica, poliambulatorio medico con visite specialistiche, esami diagnostici, test e valutazioni funzionali. Visita fisiorehabstabia.it anche su Facebook e dai la precedenza alla salute. In via Alcide De Gasperi 177 a Castellammare di Stabia. Per info contattaci al numero 081 1900 42 74. Un bar italiano è un posto di lunghe soste, come un club inglese, ma è anche un luogo di passaggi veloci, come un mercato cinese. È il posto dove, bevendo un espresso, si decide un affare o una serata. L'inizio di una collaborazione o la fine di un amore. In piedi spesso. Le emozioni verticali non ci spaventano. Se cerchi tutto questo parte di esso, vieni a trovarci alla caffetteria Le Sorgenti in piazza Spartaco 17 a Castellammare di Stabia. È possibile ordinare anche consegne a domicilio chiamandolo 081 870 5050. Il gioiello dei tuoi sogni, l'oggetto prezioso per ogni occasione, l'orologio dei tuoi desideri? Vieni a scoprirli da noi, alla gioielleria Antonio Ferrentino, via Marconi 68, Castellammare di Stabia. Telefono 081 871 5346. Antonio Ferrentino, e il tuo sogno diventa realtà. Ritorniamo in diretta dal Vita Pizza e Bistrò proprio per aprire quest'angolo riservato proprio a questa iniziativa che vogliamo, non è che noi vogliamo, chi, c'è una persona che l'ha messa, l'ha proposta e vediamo un po' se riusciamo a portarla avanti. Lo vediamo in questo momento insieme a Mario. Mario, prego. Perfetto, chiaramente non c'è bisogno di presentazione per Tonino Ercolano, grazie per essere con noi Tonino in questa bella location del Vita. Grazie a voi. Chiaramente in un momento bellissimo come quello del festeggiamento allora, per un derby, noi partiamo però con un altro argomento, poi andremo anche su questo perché c'è da parlare di questo derby con la Salernitana. Nel frattempo, prima di tutto buonasera Tonino. Buonasera a voi e a tutti quanti. Allora, abbiamo il collegamento telefonico per spiegare un attimo l'argomento di cui andiamo a trattare. Ecco, siamo in contatto telefonico con Tiziano Valle di Metropolis, che si è occupato di un fatto di cronaca non riguardante purtroppo solo Castellammare e la città di Castellammare, ma è una cosa che ormai succede in tutta Italia e questo ormai però bisogna toglierlo di mezzo, non deve succedere più, è una cosa che negli anni 2000 ci deve essere rispetto per le diversità, per tante situazioni. Ecco, Tiziano, buonasera a te, ti ringraziamo per il tuo intervento, parliamo un po' di questa storia che tu hai seguito da vicino. Buonasera a voi, buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa, è sempre un piacere come sapete. Sì, mi sono occupato, come anticipavi tu Mario, di un caso purtroppo di razzismo che è avvenuto a Castellammare, un episodio che è stato denunciato da un bambino di soli 10 anni e che purtroppo ha ricevuto un insulto razzista a scuola, non era la prima volta, gli era già capitato anche negli anni scorsi e aveva anche cambiato scuola. Per questo motivo e quindi questa volta però è esploso e tutta la sua rabbia,
l'ha trasmessa attraverso un messaggio audio che è stato inviato sulla chat di un amico, della mamma di un amico di scuola, e poi sulla chat delle mamme, lo sapete tutti, sì. No? La scuola ormai sono le chat delle mamme, e è un audio che personalmente ho ascoltato, abbiamo anche trascritto poi sul nostro quotidiano, su Metropolis abbiamo trascritto anche il testo, ed era un audio pesante, perché è un audio in cui questo bambino di 10 anni, che poi ho avuto il piacere di conoscere, di incontrarlo più volte in questi giorni, diceva delle frasi molto molto forti, del tipo sono stanco di questa vita. Sì. Mi viene da pensare quella più pesante, e poi chiaramente si chiedeva perché non poteva vivere serenamente, perché doveva essere costretto a subire questi insulti razzisti. Onestamente è una cosa che anche da padre diciamo di due bambini mi ha toccato particolarmente. Vi assicuro che io lo sto raccontando, e immagino che sicuramente anche a voi devo fare un certo effetto. Immaginate ascoltare direttamente la sua voce, che sì. Cosa possa significare. E quindi ci siamo occupati di questa vicenda, e il bambino è andato a scuola la settimana scorsa per 2 giorni, come aveva anticipato in quell'audio. Ha detto che non voleva più tornare a scuola. Ci siamo messi un po' a lavorare, anche grazie, devo dire la verità, ai ragazzi dell'associazione Libera, Libera sì. Mate, del Circolo della Legalità di Verso dal Mare, che gli stanno accanto, gli fanno fare i compiti, lo aiutano in tutto e per tutto. E fortunatamente questa mattina il bambino è tornato a scuola, è tornato nella sua classe. Domani racconteremo anche come. C'è stato il sindaco che è andato a scuola, è andato in classe a trovarlo, quindi ha ripreso un primo passo verso la normalità. Tiziano, c'è qui Tonino Ercolano, che tu conosci bene, ecco perché noi leghiamo questa storia anche al calcio, allo sport, perché Tonino ha pensato una cosa positiva, una cosa buona da fare nei confronti di questo ragazzino, che è un bambino, diciamo, quindi uno che dovrebbe vivere la sua adolescenza in maniera tranquilla e non subire anche queste cose, questi attacchi così gratuiti dovuti magari, ecco, alla diversità del colore della pelle. Ma comunque lui ricordiamolo, è cittadino italiano a tutti gli effetti, quindi ha solo un tratto somatico diverso, ma questa è la diversità, forse fa paura a qualcuno, però ecco, non diciamo sempre ai bambini, forse magari fa paura più ai genitori che educano i bambini in una certa maniera. Io ovviamente faccio l'appello ai genitori di chi ha offeso, di chi ha fatto questa offesa, a pensare, a riflettere bene anche sulle tue parole quando hai detto io ho ascoltato questo messaggio e mi sono venuti i brividi, anche a me personalmente, che non ho sentito il messaggio ma ho sentito le tue parole. Mi medesimo anche nel padre e nella madre di questo ragazzino che sente il figlio dire io sono stanco della vita, cioè uno che la vita ancora non l'ha solo assaggiata, non l'ha ancora gustata del tutto. Ecco, però abbiamo qui Tonino che voleva appunto, non so, dire qualcosa a Tiziano, raccontare un po' sì. Che cosa vuoi fare. Buonasera Tiziano, ciao. Ciao Tonino, ciao. Niente, per quanto riguarda la questione del razzismo, mi sembra, cioè per me è pesante pensare dei bambini che sono razzisti. Io penso che è così, è in natura. I bambini imitano nei grandi, imitano, guardano la televisione, vedono dei gesti, delle situazioni, delle cose. E quindi dobbiamo anche aiutare questi bambini che hanno sbagliato a capire che è un'imitazione sbagliata, un'imitazione negativa questa che è stata fatta. Poi nel nostro campo, cioè nelle cose che più tengo, diciamo, c'è la Jugoslavia in primis, al di là di tutte le cose della città. Avevamo pensato anche con un gruppo di amici, anche con voi adesso, insomma, cerchiamo sì. Di trascinare un po', spero anche la società, non lo so se si potrà fare questa cosa. Avevamo pensato di portarlo, per avvicinarlo alla Jugoslavia, ma non solo per un fatto sportivo. Di tifoseria o sportivo, per un fatto, ecco, perché noi dobbiamo avere, speriamo i bambini devono iniziare a capire, anche se non ce l'hanno i grandi, il senso di comunità, cioè sì. Il senso di comunità è importantissimo, è fondamentale, che altrimenti dove andiamo, cioè cosa stiamo combinando qua in Italia? Da Castellammare non vorrei mai che partisse una cosa del genere, anzi devono partire iniziative positive.
E quindi il fatto di venire avvicinare alla Juve, sapere venire al campo, stare con noi, se vogliono stare con noi, il fatto di, cioè, di fargli capire, specialmente al bambino, che Castellammare comunque, anche se non lo conosciamo, gli vuole bene perché fa parte anche della comunità stabiese. Questo penso che sia importante. Sì, se posso permettermi, se posso intervenire, hai detto delle cose importanti, come anche Mario prima. Io, una delle prime cose che gli ho detto quando l'ho incontrato, gli ho detto: guarda, secondo me quei bambini che ti hanno detto quelle frasi in realtà non le pensano, cioè, nel senso, perché io sono sicuro che un bambino di 10 anni non può arrivare a pensare delle cose così pesanti. Io resto dell'idea che talvolta anche i genitori a casa debbano fare attenzione a determinati atteggiamenti, perché i bambini sono delle spugne, a volte anche magari, purtroppo noi viviamo in un periodo complesso, a volte anche magari davanti a un telegiornale, prima facevo anche l'esempio con Mario al telefono, davanti al telegiornale magari ti scappa una frase sbagliata, il bambino la assorbe, quindi poi dopo la replica in classe e ferisce un amichetto magari senza neanche pensare a quello che sta dicendo, non ci riflette nemmeno su cosa sto dicendo. Quindi anche io sono convinto che bisogna sicuramente far capire ai bambini l'importanza di questo aspetto, però bisogna anche lavorare molto sul rapporto genitori, scuola, famiglia, e io ci metto anche il comune, perché con l'iniziativa delle politiche, l'assessorato delle politiche sociali può fare molto in tal senso. Ed è bello anche, a mio avviso, legare questa cosa allo sport, perché poi il calcio può fare tanto. Non so se vi ricordate, ma penso di sì, qualche anno fa mise quel palloncino nel settore cuscinetto lì, sì, quello lì grande, sì, sì, ed era di colore, se ricordate, era, sì, un messaggio forte anche quello contro il razzismo. Quindi la USAB è sempre stata sensibile a queste cose, ma la stessa tifoseria della USAB si è sempre contraddistinta per il rispetto dell'altro. Quindi io vi posso assicurare una cosa, dopo questa propongo questa cosa alla famiglia. Ho avuto modo di incontrare la mamma, ma soprattutto le persone che gli stanno più vicine, i ragazzi delle associazioni, e vediamo se si può fare qualcosa di carino. Lui è un bambino, sì, eccezionale, gioca a calcio in una scuola calcio della città, calcio la mamma è stabilissima, la mamma è di Castellammare, il padre è del Senegal, lui è un bambino eccezionale che gioca, come vi ho detto, a calcio. Gli ho chiesto anche per quale squadra dico, lo dico per il Napoli, il suo idolo è Koulibaly. E qui dobbiamo guardarcelo un po'. E perciò deve venire allo stadio magari e si deve innamorare della Juve Stabia. Gliel'ho proposto di fare per la Juve Stabia, mi ha detto che ci pensa, però dai, magari questa cosa può Io Tiziano, visto proprio l'idea di Torino, avevo pensato, magari, ecco, tu hai detto che la USAB è sempre stata sensibile a queste cose, queste problematiche sociali, compresa anche la curva, attenzione, come hai detto tu, quindi non solo la società ma anche i tifosi, l'ambiente USAB. Io proporrei, a questo punto lo lancio qui al Pugino, magari il presidente Manili, il patron Manili ci ascolta spesso, magari di fare una giornata, una partita in casa, far venire tutta la classe, quindi non solo il ragazzo in questione ma anche gli amichetti, per passare una giornata tutti quanti insieme e magari capire che appunto lo sport, stando insieme, si vuole anche riscoprire magari dei punti di contatto, qualcosa di... per far capire a questi che effettivamente non c'è diversità, siamo tutti quanti uguali, quindi diciamo che il diverso non è un extraterrestre, non è un qualcosa da riputare o da allontanare. Potrebbe essere un'idea buona, magari, ecco, con pure le maestre che poi possono magari raccontare di questa giornata. Ce l'ho previsto che la USAB comunque invita le scuole calcio, ha invitato anche le altre scuole in generale, ha fatto dei prezzi particolari per le scuole. Però io dico, perché non invitiamo proprio tutta la classe, visto che penso che 30 biglietti, 25 biglietti, no, non è che faccio la differenza, possa limitare. Sembra una bella cosa, magari evidenziato, facendo anche un po' su. Potrei essere polemico su alcune situazioni.
lasciamo stare. Tu che ne pensi, Tiziano? Si potrebbe fare, visto che io, non so, tu non hai visto la foto che ti abbiamo messo qui come diciamo simbolo della telefonata, stai tu col microfono che racconti la partita. Quindi, modo tuo. Se non mi ricordo male, questa è quella del 20 aprile, con un urlo col microfono, perché tu sei lo speaker della mia stampa. Sì, no, allora io sono assolutamente disponibile, diciamo, anche diciamo, a mediare in questa cosa. Chiaramente vi dico anche che la famiglia mi ha chiesto grandissima riservatezza in questa vicenda, quindi facciamo così, io mi metto in contatto con loro, se loro vogliono fare una cosa del genere, non so se in forma pubblica o magari in forma riservata, poi la valutiamo assieme quando sarà il momento, chiaramente ne renderemo parte di tutta la città, perché poi è giusto che diciamo la città sappia, si riprovi di quel diciamo quel simbolo di accoglienza che è, perché Castellammare è una città accogliente. Castellammare non è una città assolutamente racchista, è una città che appena rabbato, fatemi dire qualcosa di bello, la mia stampa è esultato per uno straordinario gol di Cissé, un calciatore che ci ha regalato uno dei due gol contro la Salernitana nel derby, quindi io faccio volentieri, rivolgo volentieri il vostro invito alla famiglia, e chiaramente promettiamo anche a chi sta seguendo da casa che daremo aggiornamenti su questa cosa appena, se possibile, si può fare questa iniziativa, che è un'idea secondo me validissima. Sì, ma al di là di quello che può essere, giustamente la famiglia sa le sue cose e rispettiamo tutto, per l'amor di Dio, però al di là di questo l'importante è che arrivi il messaggio prima alla famiglia e al bambino, e il messaggio alla città, è importante il messaggio per la città, per l'Interland, per tutti, e devono capire certe situazioni, cioè, perché non siamo animali, cioè, perché se noi siamo degli uomini e abbiamo la ragione, a differenza degli animali. Se invece la città deve essere una cosa fondamentale, questa è una cosa fondamentale che ci tengo molto e ci teniamo molto. Sono d'accordo con te, sono anche sicuro che parlare di una trasmissione che tratta di calcio, come fanno benissimo Mario Di Giacomo, Natale Giusti e tutti gli altri, Giovanni Della Roma, mi scuso se dimentico qualcuno, sia un fatto importante. Mi ha fatto davvero una bella cosa e sono stato felice di intervenire, perché anche parlarne diciamo una trasmissione che tratta di calcio è importante, perché lo sport e il calcio poi sono il più grande aggregatore sociale che esista, quindi fare diciamo un riferimento a questa vicenda e far capire a tutti che è importante non portare avanti queste discriminazioni che sono soltanto becera ignoranza, è fondamentale. Quindi io ammetto tantissimo l'invito e sono felice, diciamo, di rivolgerlo, chiaramente lo faremo poi ne parleremo con la famiglia, sicuramente io credo che potremmo dare delle belle notizie che sta seguendo da casa, sono sicuro che tutto possa andare per il meglio e magari riuscire a fare anche una bella iniziativa del genere come avevi pensato. Sì, facciamo diventare tutto positivo da una storia negativa, cerchiamo di rendere trasformiamolo, invertiamo. Tiziano, che dire, noi ti ringraziamo per quello che hai fatto per raccontare e poi per essere anche tu il tramite per far arrivare questo nostro desiderio, questo nostro messaggio per alla famiglia, ovviamente poi ci aggiornerai. Noi tante occasioni, fra l'altro giovedì ti apriamo in trasmissione con Juve Stabia Live, magari potrà essere quella l'occasione per aggiornarci su questi svolti. Vabbè. Ma infatti magari già giovedì possiamo avere degli aggiornamenti, e quindi sarà bello, diciamo, comunicare queste cose. Va bene, grazie Tiziano, buona serata, alla prossima. Arrivederci a voi. Ciao Tiziano. Mario, è stata una bellissima iniziativa, penso ci riusciamo ad entrare tutti grazie alla tua grande maestria nella regia. Siamo passati da una parte all'altra del locale. No, pensavo di farvi lì e noi qui poi. Però è stato complicato, diciamo, sentire bene quello che diciamo con Tiziano. Momento importante, noi speriamo che la società sicuramente, io penso che lo colga subito. Però volevo da Tonino anche, parlavamo dell'aspetto bello anche dello sport, ovvero Juve Stabia Salernitana. Torniamo un attimo indietro, come è stato viverlo? Prima abbiamo sentito Giorgio Lunetti, abbiamo parlato del 94 e chiaramente lui stesso ha detto è stato bello perché è stata un'altra rivincita rispetto a quello che è stato nel 94.
Sì, una rivincita che ha anche un sapore un po' particolare, perché rimane sempre, ma non è un fatto, che alle volte si dicono delle cose che magari non sono vere, perché si fa, sul calcio si fanno tante, tante fantasie, però all'epoca non dimentichiamo una semifinale con giocatori squalificati prima della finale, che si sapeva ci hanno colpito, dove ci hanno colpito, hanno fatto fantasticare anche a noi tifosi. Praticamente Brunelli ti ha detto: noi non l'abbiamo persa a Napoli quella partita. Infatti a Reggio Calabria ci squalificarono tre giocatori, più gli altri subito in campo. Insomma, sembrava, certamente non posso permettermi perché non so, sembrava che fosse stato tutto preparato così, il piattino. Adesso invece siamo sugli stessi livelli, siamo orgogliosi di questa squadra, di questa società che ci ha dato questa soddisfazione, anche perché sinceramente l'ho visto un po' troppo presuntuoso, non è per niente, non voglio mettere fuoco, però non hanno saputo manco tanto perdere quella partita di sabato. Sì, guarda, è stata una cosa che io non ho mai visto delle reazioni, cioè anche nel pre-partita il fatto di affrontare loro in una certa maniera, delle discussioni che hanno avuto con i giocatori, delle presunzioni che hanno avuto, che avevano, il fatto di non venire a Castellammare, non è la prima volta che lo fanno, cioè secondo me loro hanno condizionato già psicologicamente la loro squadra, che i giocatori in gamba forse hanno paura di venire a Castellammare, perché ogni volta che devono a Castellammare succede sempre qualcosa, ed è una cosa che mi dà anche fastidio, perché noi a Castellammare, cioè non è retorica, cioè Castellammare fa, a me personalmente, a tante persone che faccia piacere che vengano e siano, non dico accolti come se fosse un gemellaggio, ma comunque che siano, sappiano che vengono in una città sportiva e che sa affrontare le cose sportivamente. Purtroppo hanno pensato male, hanno agito male, tipo, credo, per il mio modo di vedere, e poi hanno trovato di fronte una squadra che è un rullo compressore, che è diventata una squadra che è eccezionale. Andrea, i ragazzi che si sacrificano, ha detto veloce, bene, veloce, dai. Scusami perché abbiamo avuto un intervento particolare di razzismo per la battaglia telefonata, siamo andati poco lungo, vabbè, ti mando subito per un'altra classifica. E questo è lo specchio di tutta la partita, di tutto quello che è stato. Noi li ringraziamo sempre ogni volta che si impegnano, che danno il massimo, ognuno con gli stimoli personali, ma con uno spirito di gruppo particolare, e che fa la differenza. Perché se poi non abbiamo, fra virgolette, perché ho anche i miei dubbi su questo, se non abbiamo un certo tipo di qualità, perlomeno abbiamo questo, che abbiamo il carattere, abbiamo la voglia, abbiamo degli uomini in campo. Io fermo un attimo Tonino Ercolano, perché abbiamo già usufruito di una grande presenza da parte di Andrea Pies, che ci ha dato la disponibilità di essere stasera, nonostante, diciamo, ospite della nostra trasmissione, nonostante stia seguendo la partita e chiedendolo, quindi non approfittiamo troppo. Buonasera Andrea e benvenuto al Pugione, grazie. Buonasera a te, un saluto a tutti. Grazie Andrea, ecco, adesso sta giocando Chievo Entella, come dicevi tu, ti abbiamo un poco rovinato, ecco, perché devi guardare di qua e di là, però ecco, al di là di questa partita, visto che domenica la Juve Stabia verrà a Chiavari per giocare con l'Entella, che è il secondo volo fra l'altro del Chievo in questo momento, quindi ci sta male questo intervento telefonico, per ovviamente per l'Entella, però ecco, che Entella ci dobbiamo aspettare in casa dalla Juve Stabia? Beh, è un'Entella che, vedendo appunto come stanno la partita con il raddoppio di Dickman, direi un'Entella che può essere anche arrabbiata da questo risultato. Ovviamente bisogna vedere come vanno i 90 minuti, sì. Ci sono poi delle proteste anche per un fallo su Poli, che poi ha dato il via a questo gol, però diciamo comunque ci aspettiamo comunque un'Entella che vuole sicuramente fare bottino pieno davanti al proprio pubblico e soprattutto riscattare magari il pareggio interno con Pordenone come prima della sosta. Certamente bisognerà vedere anche proprio come va la partita di stasera, per vedere l'onda emotiva della squadra che poi affronterà appunto la Juve Stabia. Però al di là di questo sarà una partita molto importante, perché sarà uno scontro diretto per la salvezza, dunque una gara che l'Entella non deve sbagliare, soprattutto non fare magari gli errori che sta facendo questa sera e soprattutto si sta un pochino trascinando nel corso della stagione, cioè crea tanto ma finalizza poco, e dunque ci vorrà un'Entella forse più cinica in una partita così importante. Ecco, Entella un po' come la Juve Stabia, ritornate in Serie B
è la matricola, anche se però diciamo, ricordiamo l'anno scorso Lentina già doveva essere in Serie B, però per decisioni assurde un po' subite anche dalla Juve Stabile nel 2014 si è ritrovata in Lega Pro. Quest'anno l'obiettivo era appunto solo la salvezza, o visto che comunque era stata già costruita in una certa maniera l'anno precedente, poteva essere qualcosa di diverso e ora la classifica dice che bisogna, fra virgolette, accontentarsi solo di una salvezza? No, direi che proprio già inizio campionato l'obiettivo era quello di mantenere il mantenimento della categoria, lo dice sempre la gente, la Serie B e poi la Champions League per Chiavari e per Mestella. Dunque gli obiettivi sono stati chiari già cioè dall'inizio, poi certo le tre vittorie consecutive nelle prime tre partite avevano portato magari ad avere altri bisogni, diciamo, però adesso soprattutto vedendo l'andamento dalla quarta giornata in poi, che è assolutamente secondo me non del tutto sufficiente o comunque abbastanza in linea con una squadra che deve lottare per salvarsi, bisogna cercare di tirarsi su le maniche e soprattutto trovare questa via del gol già dal secondo tempo, magari di questa sera contro il Chievo, ma soprattutto, ripeto, in una gara molto importante come quella di domenica. Ciao Andrea, buonasera, sono Natale Giusti. Buonasera. Volevo chiederti, prima di questa partita di questa sera, Chievo-Virtus Entella, che vede il Chievo in vantaggio per 2-0, la Virtus Entella era la seconda migliore difesa del campionato, meglio aveva fatto solo il Benevento con 8 gol subiti, mentre l'Entella ne aveva subiti 13, che ora salgono a 15 con i 2 gol subiti questa sera, e poi era anche il secondo peggior attacco del campionato. In questo caso peggio aveva fatto solo la Cremonese con 10 gol segnati, mentre la Virtus Entella ne ha segnati 11 fino a questo momento. Come spieghi, ecco, questi dati abbastanza contrastanti, diciamo, da un lato appunto positivi per il settore difensivo e poi invece negativi per quanto riguarda il reparto offensivo? Direi positivi per quanto riguarda il reparto difensivo, direi proprio un'organizzazione da Mister Boscaglia, comunque una squadra molto compatta, una squadra che al di là magari di alcuni sparioni dei singoli, per esempio anche questa sera, situazioni magari che andranno anche un attimino analizzate, ripeto, proprio nel vedere le azioni come sono arrivati i gol questa sera, direi comunque che tutto sommato è una squadra molto organizzata, una squadra compatta, una squadra che concede poco e soprattutto anche negli effettivi vanta di elementi molto esperti per la categoria, parlo di Pellizzer, parlo di Poli, comunque Socontini che ha la prima invece esperienza in carretteria, comunque sta dimostrando un portiere assolutamente valido. Per quanto riguarda l'attacco è il cinismo sotto porta, è una scarsa vena realizzativa di Mancoso che doveva essere l'elemento principe dell'attacco biancoceleste, che questa sera per esempio non gioca, perché comunque due gol sul calcio di rigore sono pochi per un elemento assolutamente importante come lui, e ripeto, una buona dose di sfortuna, però da questo punto di vista la fortuna va anche cercata e soprattutto va cercata con, ripeto, con più cinismo, con più cattiveria sotto porta, cosa che è precisione, cosa che non sta arrivando nella squadra biancoceleste in questa prima parte di stagione, perché anche le vittorie che sono arrivate nelle prime tre giornate tutte per 1-0. Non so se qualche altro collega vuole Mare di campo. È difficile, ma mi sì, la domanda, è difficile no, dirlo ora, ma quale Entella secondo lui potremmo vedere in campo? Vabbè, è una domanda difficilissima oggi col 2-0 a fine primo tempo tra Chievo ed Entella, e soprattutto secondo te che partita si aspetta anche la Virtus Entella di affrontare contro una Juve Stabile che fuori casa fino ad ora ha avuto più difficoltà rispetto alle gare in casa? No, ripeto, dal punto di vista tattico secondo me si andrà a proseguire ovviamente con il progetto del 3-5-2, quello attuato da Boscaglia nella seconda parte di prima stagione, perdonate l'uso di parole. Qui dal punto di vista degli effettivi è sicuramente questo, certamente si aspettiamo magari un inizio tra più un minuto, perché comunque aveva già recuperato da qualche acciacco, però non è ancora considerato al top, ma magari ci possiamo aspettare anche un suo inserimento, anche perché al cospetto magari di un Koulibaly che deve ancora trovare più confidenza con i meccanismi della squadra. E poi per il resto è una squadra che vorrà fare bottino pieno davanti al proprio pubblico, ripeto, una vittoria serve come il pane, soprattutto in uno scontro diretto come appunto contro il Juve Stabia, quindi dal punto di vista tattico abbiamo già detto
dovremmo continuare a vedere un'entella sempre sulla falsa riga di quella vista comunque a Verona con il 3-5-2. Dal punto di vista proprio dell'agonismo in campo ci si aspetta ovviamente un passo in più, uno step ulteriore, perché davvero serve un miglioramento nella fase di cinismo sotto porta, perché poi le occasioni magari si arrivano a creare, la squadra li crea, però non sono state concretizzate, e quindi serve ovviamente maggior cinismo, maggior precisione nell'ultimo mese. In chiusura, Andrea, ti chiedo come sta seguendo il pubblico, la squadra, ecco, uno stadio, quello di Entella, come di Chiavari, quello, come quello di Castellammare, piccolo, diciamo, e con gli spalti proprio a ridosso del Mar d'Erboso, e quindi bastano pochi tifosi per far sentire il loro calore, ma ci sono pochi tifosi o tanti settimanalmente? Ma diciamo il giusto, ecco, diciamo così, no, però diciamo che tutto va tarato con la dimensione comunque di una cittadina come Chiavari, cittadina di 25.000 abitanti non lontano da Genova, quindi certamente è più difficile magari avere una tradizione radicata nel territorio. Comunque chi viene allo stadio certamente si fa sentire e spinge la squadra, questo assolutamente va sottolineato. Ovviamente troveremo comunque uno stadio che vuole spingere, uno stadio che vuole far tornare la squadra al successo fra le mura amiche, il comunale che è stato fortino storicamente della squadra biancoceleste sia in Serie B ma soprattutto anche nella cavalcata scorsa in Serie C, e fu veramente molto importante col pubblico che si stringe intorno alla squadra e lo fa e cerca di dare il proprio contributo alla causa. Andrea, che dire, ti ringraziamo davvero per tutto, ci vediamo domenica saremo insieme a vedere la partita. Grazie allora a voi, allora domenica. Grazie, ciao Andrea, ciao. 657, se non sbaglio, i chilometri, non vorrei sbagliarmi. Sì, è più lontano di La Spezia. Più di 1300. Già siamo andati a La Spezia, già siamo andati a Livorno, più o meno. Più o meno siamo là. 80-90 chilometri ballano, quindi. Vabbè, ma di chilometri ne facciamo tanti quest'anno. Intanto volevo ricordare a tutti gli amici che se sentono un po' di voce in sottofondo è perché siamo. Perché siamo comunque un locale. Anche Mario, no? Sì. Locale con tante persone che sono presenti. Diciamo, questo vedo la telecamera, inquadra una porzione di locale dove c'è solo un tavolo occupato, però sì, però dall'altra parte quelli che non sentite, quelli che sentite si sentono in sottofondo, quello che questo vede inquadrato è il tavolo silenzioso, esatto. E poi c'è lo volevo leggere un attimo in diretta perché è qui vicino a me Fabio Fabbri che dice un saluto al grande Tonino. Mi ha fatto un colpo al cuore, qualche brivido, troppi bei ricordi. Ah, Giorgio, poi... Giorgio ha detto che Antonio Talevi è diventato nonno anche lui. Anche lui nonno, non lo vedo da un po' di tempo. Talevi più qualche volta l'ho visto. Ma Fabio erano anni, non avevo nemmeno più il suo numero, adesso me lo so procurato e poi mi farò sentire io, non ti preoccupare. Magari ce lo darai anche noi, così lo possiamo chiamare. Lo chiamiamo. Sì. Noi chiediamo l'autorizzazione pronto in diretta. Al di là dei ricordi belli, insomma, perché lì siamo nati già. Siamo cresciuti, crescevamo insieme alla squadra come ultras, come movimento e come squadra, come società, come tutto. È stato un momento bellissimo. Eravamo molto più giovani che lui, quindi. Però Giovanni, leggiamo qualche altro messaggio da casa, visto che da parecchio non li leggiamo, siamo stati impegnati in altro. Sì, allora parecchi sono saltati, però teniamo a leggere quello di Stabiamore, ovviamente Gianfranco Piccillo che dice tanti saluti a tutti voi da Gianfranco con tanto Stabiamore dal Monaldi, dove c'è ormai un angolo giallo-blu che è esploso sabato pomeriggio. Un abbraccio fortissimo a Gianfranco, ovviamente unitamente tutta la nostra trasmissione, la speranza nostra è sempre quello di vederlo. Veramente. Speriamo di darcela più presto da vicino. Infatti. Poi ancora Luigi Buonocore che dice: vecchi antichi dicevano che il gatto quando non può arrivare all'albero rangio. Vabbè, questo sembra un po' tutto il discorso sulla che arrivano un po' da Salerno. Poi ancora Patrizia Esposito che dice: è stato bellissimo vedere te, Anna, in diretta su Instagram al Menti, prende riferimento a Gianfranco. Gianluca Merolla: la Questabia si ama sempre, non solo quando si vince, soprattutto non si critica ma si sostiene sempre. Avanti Vespe. Ancora leggiamo: viva Castellammare, ancora Donato Ferdinando, ci sta guardando il team di Mamma Mia. Poi ancora volevo dire che Castellammare ha dimostrato la sua sportività contro la Salernitana, ce lo ricorda Tupac Amaro, lo Stabiese pazzo. Grandi, forza Ostabia da Giuseppe Polito.
Ancora c'è Michele Rocco che ci ricorda che siamo in diretta anche su Instagram stasera, quindi ringraziando anche Michele che ovviamente allarga un po' gli orizzonti anche via web. Facciamo ammenda, ce l'avamo un po' dimenticato, lui ci aveva avvisato di questa cosa, però essendo una novità ancora deve entrare dentro di noi. Antonio Cavallaro, forza che quest'abbia a mantenere la categoria è possibile, mentre sarà il nostro fortino sicuramente al Menti, ormai abbiamo detto da un po' qualche settimana, la squadra ha preso consapevolezza della propria forza. Poi ancora un generale Scarfato che dice forse Ventura era meglio che faceva la melina, forse riferendosi al suo Torino del 2011, probabilmente poteva portare a casa qualche punticino, ce la ricordiamo benissimo. Poi un'altra squadra con altri palleggiatori sicuramente. Antonio Cavallaro ci scrive Giorgio Gol, ovviamente riferito alla diretta che abbiamo avuto prima con il grande Giorgio Lunetti, che ricorda anche lo stesso Giuseppe Volpino, lo stesso Mario Sepe, abbiamo letto prima i loro messaggi. Ancora buonasera a tutti, un abbraccio grande di quest'Abbia, sabato è stata la mia prima al Menti e grande gioia, ce lo scrive Marco Cesario, un ritrovato allievi che dovrebbe far coppia titolare con Tonucci, uniche note stonate Bifulco e Di Gennaro, secondo lui che non sono stati forse alla pari degli altri, per me anche se a fasi alterne lì è nettamente titolare al posto di Bifulco e Carlini per Di Gennaro, questo è un po' come la vede Marco Cesario. Poi ancora tanti altri che ci seguono, è tornato a far male dalla panchina nel senso proprio nel suo ruolo migliore, infatti. Ma io dico che a fine dicembre migliorerà ancora un po' come l'anno scorso Torino, perché pure l'anno scorso la fase iniziale della stagione era forte quando subentrava. Poi dopo ha capito il meccanismo. Sì, ma sono ragazzi, ecco, sono giovani. Anche altri esempi che abbiamo avuto che hanno iniziato un po' così e che adesso dominano il campo. E sono ragazzi che devono crescere, ma non crescere perché devono crescere fisicamente, devono crescere psicologicamente. È la prima volta che affronta la Serie B e appena avrà preso confidenza sono sicuro che farà veramente la differenza anche lui. Sì, basta. Allora no, ma ci sono ancora, qualcuno già si proietta la gara con come l'1-3 che spera Renato Ferdinando. C'è ancora Antonio Zullo che scrive un saluto a Giorgio, fece un gran gol anche all'Empoli, allora in porta c'era Drago, ricorda questo gol. Ancora c'è Gianluca Merola che ci ricorda l'andamento della partita dell'Entella a Chievo, la stiamo seguendo. Mi è dispiaciuto essermi collegato con Andrea Pires, come se lo la prossima volta secondo lui. No, perché chiamiamoci spesso domenica, se lo chiamiamo me ne siamo che, in diretta. No, speriamo che porta bene. Però non vorrei che No, speriamo che non se l'abbia male, che magari la prossima volta al ritorno mi dia la disponibilità per poter parlare dell'Entella. Mario, ti leggo gli ultimi tre, io ringrazio già fin da adesso un po' tutti quelli che ci hanno messaggiato, sono stati tantissimi, probabilmente qualcuno è saltato e purtroppo leggiamo il possibile, sono tanti gli argomenti. Mario Orsino, comunque in Calvano vedo molto Cazzola, ci scrive Mario. Sì, questo l'abbiamo detto anche noi, ricorda poi, sicuramente lui. Sì, poi ancora una domanda di Tupac Amaro, più o meno una constatazione, voleva sapere se Lotito era venuto a Castellammare per vedere la sconfitta della Sanità. No, non l'abbiamo visto. Non l'abbiamo visto, neanche la Sanità l'abbiamo vista, lo possiamo dire. Neanche la Sanità l'abbiamo vista. Non benvenuta. E poi Giallo Blu ci ricorda, adesso in collegamento avete notizie di Trest. Ecco, volevo sapere. Allora, Trest è troppo, l'abbiamo detto all'inizio, è troppo presto. Troppo presto ancora. Sicuramente, ripeto, il calciatore quando è andato via, a mia precisa domanda, ha detto male male. Quindi se un calciatore dice male male, è sensazione quando uno si fa male così, qualche partita rischia di saltarla, però vediamo, magari speriamo che salti quando meno è possibile, visto, ripetiamo ancora una volta, visto che l'abbiamo detto all'inizio della puntata, Tonucci è dato in diffida, quindi sì, e rispondendo anche a un altro messaggio di un tifoso che ce lo chiedeva, ieri è stato impressionante, impressionante grande della partita che ha svolto, per il ruolo che ha fatto, per quello, cioè per il fatto che lui veniva da un infortunio dopo tanti mesi, otto mesi. Cioè, veramente eccezionale, e quindi abbiamo un altro grosso giocatore qui con noi che ci darà una mano. Dire che ci sono quattro difensori centrali ora di buon livello, perché non dimentichiamo Mezzavilla che ha dato il suo e può dare ancora il suo, e poi
cioè qualcuno che diceva della, di Tonucci se era in diffida o in squalifica, no, va in diffida per la quarta ammonizione, non deve prendere l'ammonizione, esatto. A Chiavari con la prossima ammonizione salterà una giornata, assolutamente sì. Deve essere, come sarà sicuramente utile col Frosinone, magari la prende col Frosinone, va bene anche, ma no, perché, ma quella la dobbiamo vincere anche quella, per quanto i difensori centrali comunque noi allievi, se non sbaglio è un mancino. Sì, 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 è piede mancino. Quindi sì, è importantissima anche questa cosa. Sì, che è la costruzione del gioco. Abbiamo un quinto eventuale adattabile che è Fazio, che però abbiamo visto che gioca molto bene, guarda, a destra. Si potrebbe anche adattare Vitiello in un certo senso, sì, la difesa a tre. È una soluzione, può essere molto, anche però, allievi a sinistra. Poi c'è Mezzavilla ancora, con quindi un po' di copertura in più rispetto, sì, a Germù. Sì, sì. Guardando un poco però il prossimo turno, visto che noi abbiamo chiamato Andrea Piras proprio perché la USA gioca con l'Entene, ma non lo chiamiamo più, no, certo. Ma giusto, giusto, un po' come fece il Genova Rotto con Mario, ha memorizzato il tuo numero, Mario. E il Genova Rotto con Mario, le sedie non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono, nel prepartito, non spieghiamolo, non ci sono sedie per tutti, no, chiaramente, perché erano tanti, perché eravamo tanti, Mario disse, non ti preoccupare, prendi la sedia mia, disse, no, ma no, no, ma io vado bene, perché Mario dalla gara col Pordenone stava facendo la regola che all'impiedi, sì, pescare la manzia, non mi sono più seduto in casa, abbiamo fatto 10 punti in 4 partite, sicuramente, perché il problema è che in trasferta non ti fanno stare in piedi, e lui, avete ascoltato questa cosa, fra i primi secondo tempo l'abbiamo visto arrivare con la sedia in mano, voleva farlo sedere, tienila, tienila, questo è anche vivere la tribuna, sì, stampa, sì, sì, assolutamente, però sì. Guardiamo il prossimo turno, Mario, scusami se non so se Tonino si può trattenere ancora, perché ci aveva detto che forse doveva andare, ne abbiamo ancora un 5-10 minuti, ma nel però 5 minuti e finiamo, ce l'abbiamo, ah, okay. La finisce con lui, la vuole finire con lui. Guardando il prossimo turno, si inizia il 29, quindi di venerdì, con l'anticipo Cosenza-Spezia, che è un anticipo per la salvezza praticamente, visto la posizione di classifica di entrambe le squadre. Poi si continua il 30 novembre, quindi il giorno del mio compleanno, fra l'altro, di sabato, alle ore 15 con Cremonese. Ce lo segniamo, Mario? Sì, segnatelo. Sì. Con Cremonese-Livorno, Crotone-Cittadella, poi Frosinone-Empoli, Venezia-Benevento, queste tutte le 15. Alle 18 invece Salernitana-Ascoli. Il giorno dopo, di domenica, invece, Entella Juventus alle ore 15, così come Trapani Chievo, alle ore 21 invece Perugia Pescara, e poi chiude il posticipo del 2 dicembre, di lunedì, con Pisa Pordenone. Quindi sappiamo perché si gioca di domenica. Noi giochiamo di domenica. E sappiamo perché hai fatto spostare la partita, certo, alla domenica, il sabato c'era il compleanno. E poi voglio il regalo domenica. E noi qualcos'altro. Le paste, le cose, quindi attenzione. Io lo ricorderò a Fabio Casette, calciatore, che voglio il regalo. Quindi, detto che il regalo è arrivato solo col Trapani, quindi ce ne vorrebbe un'altra. Arriverà. Bel risultato rotondo. Rotondo, ma ci mancherebbe, cioè, sarebbe piacere. Però l'importante è mantenere la costante, sì, di fare punti. Muovere la classifica. La classifica e prepararti le altre partite, cioè psicologicamente e positivamente, non come è successo, quello che è successo a Livorno, perdere in quella maniera e poi stare male psicologicamente. Intanto c'è Mario Dario che dice: ciao ragazzi, siete unici, poi volevo salutare il mitico Tonino, vero Capultrà. Vabbè, erano altri tempi, cioè erano altre situazioni, un'altra mentalità, diciamo, un altro modo di agire, però ringrazio e sono sempre contento di queste dimostrazioni di affetto. Però guardando un po' il prossimo turno, oltre, diciamo, detto della Juve Stabia, ovviamente, che ci interessa, sì, e andremo a vedere, quale altra partita vi piacerebbe vedere o comunque volete attenzionare un po', per i tifosi che stanno da casa? Io ho detto Cosenza Spezia è una partita che ci interessa anche a noi, sì, da vicino, sì, perché sì, diciamo, io dico, speriamo che non esca una vittoria né dell'una né dell'altra. Ma butto lì così, un bel pareggio. Poi vorrei, cioè, magari c'è il Frosinone che gioca con l'Empoli. Sì, sì, questo sì. L'allenatore sta lì e lì. Sta lì. Beh, vorrei togliermi lo sfizio di farlo cacciare da quando viene a Castellano. Meglio che la vince questa e poi No, voi invece? No, beh, ma Frosinone e Empoli anche per me, anche per capire un attimo queste due squadre, come dice, da grandi cosa vogliono fare, perché se Nesta è in bilico a Frosinone, Empoli è già cambiato allenatore, però sembra che la musica non sia cambiata più di tanto. Potrebbe essere una partita
sì, da seguire sicuramente. Salernitana Ascoli anche potrebbe essere un'altra partita interessante per vedere come esce la Salernitana. Se Venturo mangia il panettone, sinceramente esce molto, molto ridimensionata. Comunque, dalla gara di Castellammare si sente in discussione perché effettivamente le sconfitte nell'ultimo periodo iniziano non è che l'ha presa benissimo. A quest'età non mi sento devo discutere più. Vabbè, diciamo che l'età poi non conta. Se uno si mette in discussione, si mette in discussione a qualsiasi età. Anche perché è in discussione per tutta Salerno. Immagino Ventura per come sta penso anche per la precedente esperienza come allenatore. E poi è stato bello il quello che ci ha detto Gianluca Picella, che come sempre ha delle impressioni belle. Novembre non porta bene avventura. Due anni fa la sconfitta con la Svezia, tra l'altro anche quella da Gialloblesi, ricordiamolo. L'anno potevamo scorso esonerato, non ricordo dove esonerato, comunque quest'anno sta là, è arrivato a dicembre, però non proprio bene. Non è ancora arrivato a dicembre. E poi Ventura potrebbe essere cacciato al tuo compleanno. Comunque sempre la tua domanda, tra l'altro. Sempre Ventura aveva perso anche con la US Abbia diversi anni fa in quel 3-2 che forse non so se tutti lo ricordate con Lecce. Lecce che quell'anno vinse, Lecce di Francioso e Palmieri che quell'anno vinse il campionato. Corriere dello Sport, Cefis Bum Bum, Lecce scivola su dell'Oglio. Io me lo ricordo, ancora. Bellissimo quel titolo, Cefis Bum Bum, Lecce scivola su dell'Oglio. Era diciamo l'anno 97. No, 96. Ormai ho la memoria compressa, il cervello troppe informazioni dagli anni 70 fino a leggiamo qualche altro messaggio da casa, così siamo in parte finale. Io poi dopo vi chiedo un parere su questo prossimo turno, su questa entella. Sì, a parte il one man show di Onorato Ferdinando che ci riempie di cuori, di vespe, eccetera, eccetera, Alfonso Longobardi, spero che dalla grande vittoria nel derby si possa realmente svoltare definitivamente per la corsa a salvezza. Ovviamente questo significa cominciare a fare punti importanti anche fuori, ma lo ribadevamo anche prima, anche muovere la classifica, anche il punto sarebbe importante. Mario D'Auria, ciao ragazzi, De 11 per voleva quella che ha letto Mario per il saluto a Tonino. Qualcuno ci dice qualche problema audio, ma credo che adesso vada tutto ora bene. Ora penso sia molto meglio. Si sono svuotati un paio di tavoli. Un abbraccio a tutti voi da Monza, forza Stabia, da Giulio Pipellino. Ciao Giulio, a Tenisa Gaetano che ci ricorda il 2-0 del Chievo. Saluto a Giulio anche da Tonino. Un saluto particolare a mio fratello Giulio. Ancora Nando Napodano, buonasera a tutti. Tutti un saluto a Tonino, con la Salernitana è andata bene, grandi cuori. Fette risorgenti, ricordiamo amici. Siamo stati lì la settimana scorsa, ha portato bene. Quindi. Quante trasferte abbiamo fatto insieme, bellissime. Quante ne faremo ancora? E possiamo chiudere qua. Anche se l'età sta un po' impedendo delle cose, ecco. Ma per me, per quanto riguarda me comunque. Velocemente, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa particolare? Abbiamo detto poco tutti, anche Tonino che si è seduto subito negli ultimi minuti qui in trasmissione. Juventus abbia forte sicuramente in casa in queste ultime partite, che ha trovato la strada giusta, la concentrazione, il modo di aggredire gli avversari. Fuori casa invece, tolta la partita col Trapani, tante problematiche, tanti arachiri, possiamo dire in gergo giapponese. Quella là con Livorno è stata proprio l'apice di una partita strana, una partita che avevi in pugno e l'hai persa dalle mani. Adesso ci saranno 6 partite in 30 giorni, perché una è andata via, erano 7 in 37, adesso da domenica in poi si giocherà ogni 5 giorni. Sì. Si giocherà regolarmente con l'Entella, poi regolarmente con il Frosinone, dal Frosinone in poi ci sarà una serie, una marea di partite. In discesa. Ogni 3-4 giorni si giocherà una partita. Ma io personalmente credo che dopo la partita vista ieri e con la consapevolezza che ormai si è raggiunti una maturità importante, cioè nel senso che c'è consapevolezza ormai del gruppo che si può arrivare a fare risultato con chiunque, si possa esportare questa volta anche in esterno. Probabilmente rispetto a quella che è stata la sferta di Livorno, io vedo oggi una squadra molto più matura, non che non lo era prima, ma è la convinzione, molte volte di testa si vincono le partite anche quando fisicamente non stai bene. Io credo che proprio sulla questione testa psicologica Caserta abbia ancora dato un guido in più, e lo si è visto dalla grande tenacia un po' di tutti che volevano arrivare al risultato.
dalle grandi prestazioni di tutti i giocatori, da anche dal sacrificio fisico, perché ricordare ancora Di Gennaro vicino alla panchina dove Caserta gli diceva ce la fai, mancano 5 minuti, ho detto tengo i polpacci sì, distrutti, ma rimango perché devo rimanere, dobbiamo vincere questa partita. Questo significa che tutti sono un po' sulla corda e sono maturati tantissimo. Mi aspetto una buona gara a Chiavari per muovere ancora ulteriormente la classifica. Sì, anche io mi aspetto una buona prestazione della Juve Stabia a Chiavari, perché l'ho detto anche prima, questa è una squadra che la cui salvezza passa attraverso il Menti, però comunque bisogna fare punti importanti anche fuori casa, ed è proprio questo lo step successivo per questa squadra e per mister Caserta, quello di cambiare passo fuori casa a partire proprio da Chiavari domenica prossima. Sarebbe importantissimo, questi sono degli scontri diretti in cui praticamente le partite non valgono 3 punti ma 6 punti sostanzialmente, e importante uscire fuori da Chiavari con un risultato positivo. Tonino. Sì, ma certamente mi aspetto, anche in base a quello che abbiamo fatto con il Benevento e con la Salernitana, delle prestazioni eccezionali, e mi aspetto certamente di nuovo un'altra prestazione. Però quello che mi interessa di più non è tanto quelle 2, 3, 4 partite che magari fai bene e poi il resto non sai come. L'importante è che noi abbiamo avuto adesso abbiamo, come ho detto prima, la consapevolezza di essere una squadra valida, una squadra che può giocarsela con tutti, e col proseguo del campionato pian piano raggiungere i nostri scopi. Quella è la certezza. Assolutamente d'accordo con te. Io invece dico che questa di Chiavari è una partita diversa rispetto a quella di Livorno, diversa anche rispetto a quella di La Spezia. La Spezia andavi dopo la prima vittoria, dopo la prima doppia vittoria in campionato, Trapani e Pordenone, e quindi lì c'è stato non so cosa, un calo, ed è stata l'unica partita sbagliata delle ultime 7 secondo me della Juve Stabia, perché a Livorno non è stata sbagliata la partita, ma purtroppo quella partita di Livorno arrivava come terza di 7 giorni, cioè terza partita in 7 giorni, una squadra in netta difficoltà, senza Mallamo squalificato, con Carlini che non ce la faceva più in campo, quindi ha ceduto fisicamente prima e poi mentalmente la squadra in quegli ultimi 40 minuti di Livorno. Quindi secondo me questa invece ti presenti diversamente, perché forse recuperi Carlini, bisognerà vedere, forse ci sarà Forte, e comunque hai recuperato mentalmente Sissé, senza dubbio, hai una squadra, pure Bifulco a me non è dispiaciuto, Di Gennaro viene dalla partita contro la Serena, quindi è una squadra che ha molti più frecci al suo arco, hai Fazio che non lo perdi a metà secondo tempo proprio nel momento più importante, quindi diciamo che qui c'hai 7 giorni di distanza. Mi preoccupa più il triste di partite tra 21 e 29 dicembre, però è chiaro che è una partita difficilissima, tra l'altro ci sono 4 scontri diretti delle 8 squadre che stanno praticamente intorno alla Juve Stabia, quindi è importantissimo, compresa la Juve Stabia, quindi è importantissimo questa partita. Vincere sarebbe bellissimo, pareggiarla anche non è assolutamente da deprezzare. L'ultima cosa, sì. Comunque siamo a 4 punti dei playoff, sì. Diciamo 5 perché c'è Chievo, sì, che sta vincendo, quindi la Salernitana ormai è fuori dei playoff per ora, lo diciamo, non si sa mai che non si capovolga qualcosa. 4-5 ci metteremo la firma, arrivare così. Poi la Salernitana dovrà giocare anche con i nostri avversari, quindi non buttiamogli troppo, che si riprenda al momento opportuno quando serve a noi. Cioè, esatto, fino alla gara di ritorno, fino a Pasquetta. Giochiamo 8 dicembre, 26 dicembre e Pasquetta, giusto per le liaison familiari. Vabbè, che possono portiamo un po' di casatillo, qualcosa, diciamo così, da lo zainetto così. Portiamo qualche regalo, come si qualche deve. Biscotti di Castellammare, biscotti di Castellammare sicuramente. Quello è sicuro, quello è sicuro. Raddoppiamo quelli dell'andata. E con questo è davvero tutto, noi completiamo questa 15ª puntata di quest'anno del Pugile Stabiese, però ricordo che la programmazione di Juve Stabia Live continua con Juve Stabia Live Talk Show giovedì alle ore 20:30, saremo in onda adesso non so dove, Mario è lui l'organizzatore della puntata di giovedì. Sì, per ora siamo al Tenda, poi verifichiamo la casa base e il Tenda. È il Tenda, poi vi faremo sapere, però parleremo ancora un po' di questa partita con la Salernitana, ma sicuramente ci proietteremo in quella successiva, ci saranno tanti ospiti, anche ospiti della Juve Stabia, questa volta riusciremo ad avere un ospite in studio, vedremo un po' chi potremo avere. Siamo la società, iniziamo l'ufficio stampa dopo aver avuto il vicepresidente D'Elia giovedì scorso. Sì, quindi diciamo che è diventato un po' un punto di riferimento grazie alla
la collaborazione della US Abbey e grazie poi alla nostra volontà di essere sempre qui in onda a parlare della US Abbey. Noi ringraziamo anche tutti quelli che da casa hanno mandato i messaggi, hanno seguito questa puntata e seguiranno anche quelle del, appunto, di US Abbey Live, i pre-partiti, i post-partiti. Noi saremo poi in viaggio durante la settimana per andare proprio a Chiavari, quindi anche ci sarà anche Giulio Pipelnino, ce l'ha detto qua, sì. Ci vediamo domenica a Chiavari, penso un messaggio anche per Tonino, non so se ci sarà anche Tonino. Penso per adesso è un po', vabbè, penso di sì, penso di sì alla fine. Ecco, noi, io ringrazio ovviamente voi che ancora mi avete accompagnato in questo viaggio, il quartetto Cetra, anche se ci hanno dato ormai, sì, ci hanno affibbiato i nomi, però va bene anche quello là, mi piace, a me non tanto, vabbè, comunque non fa niente. C'è Natale che si è accusato in Montalbano di turno, ma lui gli piace Montalbano, super, l'ha accettato subito Montalbano. Intanto segnalo Lentil, lei ha accorciato le distanze con De Luca 2-1, non ti risponderà, non ti risponderà al decimo della ripresa, non possiamo aspettare per il risultato finale, sicuro. Se mi dai il numero lo chiamo io, mi vado a quel paese, Andrea, mi vado a quel paese. Ovviamente noi scherziamo anche con lui, che è uno dei tanti colleghi che ci dà una mano. Noi chiudiamo la puntata con il solito urlo: forza, 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 Juve Stabia, Juve Stabia. Mario, Juve Stabia. Il pungiglione stabilese.